Iniziamo mettendo alla prova la tua attenzione ai dettagli. Guarda queste due amiche, Ariana e Brooke. Chi è secondo te la più ricca? È Ariana. Guarda, ha una borsa originale di Louis Vuitton. Cameron e Dean sono andati a pescare al lago in pieno inverno. Ecco le loro foto. Cameron è in posa con pochissimi vestiti anche se fa freddissimo. E Dean è in posa con il pesce gigantesco che ha pescato. Chi è il meno furbo? Dean, guarda bene. Il ghiaccio sotto i suoi piedi si sta crepando. È pericoloso stare lì. Everly e Jasmine stanno andando al lavoro e sono di fretta perché in ritardo. Everly ha preso la strada che fa di solito e Jasmine ha preso una scorciatoia. Chi delle due è in pericolo? Jasmine sta camminando vicino alle case, ma ci sono dei ghiaccioli che pendono ed è molto pericoloso camminarci sotto. Noel e Nash stanno camminando. Chi dei due è in pericolo? Noel, anche se Nash è cieco, ha un bastone e scoprirà che sul marciapiede c'è un buco. Noel potrebbe non notarlo perché è concentrata sul suo cellulare. Per il suo anniversario di nozze, Charlotte ha ricevuto una collana di diamanti. La sera successiva ha cenato con delle amiche e gli ha mostrato la collana. Gliel'ha lasciata perché la guardassero mentre lei andava in bagno. Quando è tornata, la collana non c'era più. Oh no! Le amiche le hanno detto che l'aveva portata con lei. Prova a guardare le immagini prima e dopo e a indovinare dov'è la collana. Guarda il bicchiere con il succo di questa donna. Nella seconda immagine sembra che ci sia più succo, ma non è vero. Ha messo la collana di diamanti nel bicchiere e il livello del succo si è alzato. Esme sta facendo una passeggiata nel bosco, ma si perde. Trova la casa di una strega e le chiede di indicarle la via per casa sua. La strega accetta, ma ha una condizione. Le mostra tre carte. Su due carte c'è scritto prigioniera e sull'altra c'è scritto libera. Sono a faccia in giù e Esme non sa in che ordine siano. Se sceglie la carta libera, può tornare a casa. Altrimenti dovrà rimanere con la strega. Ma la strega le dà un aiuto. La prima carta prigioniera non è nel centro. La seconda carta prigioniera non è vicina all'altra. Che carta deve scegliere, Esme? Se la carta prigioniera non è nel centro, si trova a sinistra o a destra. Se l'altra non è accanto a questa, non è al centro, ma sicuramente sull'altro lato. Quindi Esme deve scegliere la carta al centro, che è quella che la libera. Abe deve accedere di nascosto al computer di sua madre per cancellare un'email che le ha inoltrato per sbaglio. Ma l'account le richiede una password che lei non sa. Per fortuna, trova un bigliettino con un aiuto. Qual è, secondo te, la password? Il secondo numero è quello che ottieni se moltiplichi le prime cifre. 3 per 5 è uguale a 15, 2 per 8 è uguale a 16, 4 per 5 è uguale a 20. Allo stesso modo, 4 per 9 è uguale a 36 e 7 per 8 è uguale a 56. Quindi la password sarà 3656. Gianna è la proprietaria di un'azienda che produce auto. Tre operai possono assemblare tre auto in tre giorni. Quante auto può assemblare un operaio in un giorno? Se tre operai assemblano tre auto in tre giorni, allora un operaio assembla un'auto in tre giorni. Quindi in un giorno un operaio assembla un terzo di un'auto. Eloise si è svegliata in un sotterraneo buio, illuminato solo da qualche torcia. C'è una porta, ma è chiusa. C'è anche un pannello con dei pulsanti di diversi colori e una targa con le lettere V, R e AB. Come può Eloise riuscire a scappare?
Le lettere da cui è formata quella strana parola chiave sono le prime lettere dei colori dei pulsanti che dovrà scegliere. Eloise deve premerli in questo ordine, quindi V per verde, R per rosso, A per arancione e B per bianco. 5 persone si svegliano in un'enorme sala. Nessuno di loro ricorda la propria identità o come siano arrivati lì. Vedono una gigantesca porta chiusa. Le persone si guardano intorno e notano qualcosa di strano. Che cos'è? Queste statuette sono sparse per tutta la stanza. Nella stanza ci sono 5 persone, ma trovano 6 statuette. Questo deve essere un indizio, dice un uomo. Dobbiamo scoprire quale delle statuette è quella falsa. Riesce a indovinare quale? Questa. Gli occhi sono diversi da quelli delle altre. Le persone provano a usare la strana statuetta come chiave ed effettivamente funziona. La porta si apre e tutti entrano nella stanza successiva. Ma quando l'uomo che ha suggerito di usare le statuette si guarda intorno, nota che è solo. Improvvisamente, il fantasma di una donna appare davanti a lui. Se volete uscire, ognuno di voi deve risolvere i miei enigmi, ma sicuramente non ci riuscirete. E scompare. L'uomo si guarda intorno. Nella stanza trova uno strano simbolo e un decodificatore di codici sul tavolo. Riesce a trovare gli altri 9 simboli? Eccoli tutti e 10. L'uomo inizia a decifrare il messaggio utilizzando un decodificatore. Sei in grado di farlo? Dice pagina 52. L'uomo apre il libro appoggiato sul tavolo. A pagina 52 c'è un indovinello scritto in una lingua arcaica. Se mi hai, vuoi condividermi. Se mi condividi, non mi hai. Che cosa sono? L'uomo indovina subito la risposta. Tu? È un segreto. L'uomo è sorpreso di essere riuscito a leggere l'indovinello scritto in una lingua arcaica. La risposta serve per aprire la porta. La digita e questa si apre. Improvvisamente si ricorda alcune informazioni sul proprio conto. Si chiama Thomas, è un linguista e crittografo. Intanto, in un'altra stanza, un giovane si trova in un bellissimo ambiente pieno di piante. Sul tavolo ci sono 3 fiori che ridacchiano maliziosamente. Il cartello davanti a loro recita fiori bugiardi. Il primo fiore dice: non uscirai mai da qui e non ti libererai mai di noi, arrenditi e basta. Il secondo dice: non ricordo come puoi liberarti di noi, forse tagliandoci o sradicandoci. Il terzo dice: sradicarci e strapparci sono entrambi i modi corretti. Cosa dovrebbe fare il ragazzo? Tagliare i fiori, sradicarli o strapparli? Strappare è la risposta corretta. Questi fiori dicono solo bugie, quindi le conclusioni che possiamo trarre dalle loro parole sono queste. 1. C'è un modo per sbarazzarsi di loro. 2. Non si tratta né di tagliare né di sradicare. 3. E c'è solo un modo per rimuoverli. L'unica opzione rimanente è strapparli. Il ragazzo strappa i fiori. Nota che sui loro petali appaiono delle lettere luminose. Le lettere devono essere messe insieme per ottenere la risposta. Che cos'è? La parola è cestino. Il ragazzo esamina il cestino e sul fondo trova un biglietto piegato. Lo apre e legge questo indovinello. In uno stagno ci sono dei fiori su cui volteggiano delle api. Quanti fiori e quante api ci sono se entrambe le seguenti affermazioni sono vere? Se ogni ape si posa su un fiore, un'ape non troverà un fiore libero.
Se le api in coppia condividono un fiore, rimane un fiore libero. Sei in grado di aiutare il ragazzo a risolvere questo indovinello? Nello stagno ci sono 4 api e 3 fiori. All'improvviso sul tavolo appare un germoglio di girasole. Il ragazzo lo usa come chiave della porta che magicamente si apre. Anche lui inizia a ricordare dei particolari della sua vita. Si chiama John ed è un giardiniere. In un'altra stanza una ragazza si trova circondata da bellissimi cristalli e pietre preziose. Sulla parete c'è una lavagna con i nomi e le immagini di diverse gemme. Alcune gemme sono le risposte a questi indovinelli. 1. Sapevi che sin dall'antichità le regine e i re hanno sempre apprezzato molto questo mio bel colore viola? 2. Il mio nome è come l'acqua, sono blu come il mare. Riesci a indovinare cosa sono e quale immagine mi rappresenta? 3. Ehi, anch'io vengo dall'acqua. A volte sono legata a un filo e normalmente sono dentro una conchiglia. 4. Mi conosci così bene, dai. Ho creato la città dove viveva un vecchio mago. 5. Sembro un pericolo, ma per favore non aver paura. Sono a strisce come un gatto e ho il nome di uno sguardo. Riesci ad abbinare gli indovinelli e le gemme? Le risposte corrette sono 1. Ametista, 2. Acqua marina, 3. Perla, 4. Smeraldo, 5. Occhio di tigre. La ragazza sente un rumore e si accorge che la scatola sul tavolo si è aperta. Si avvicina e nota l'indovinello successivo. La regina andò dal re per lamentarsi della sua dama di compagnia. Un mattino la regina aveva messo la sua collana di ametista in un portagioie per proteggerla dalla luce del sole. Nulla di strano, questa pietra tende a sbiadire se esposta al sole. Decide di passare la giornata in biblioteca a leggere. A un certo punto, guardando fuori dalla finestra, nota la sua dama di compagnia seduta in giardino, con indosso la sua collana. La dama di compagnia si mise a piangere e disse che non era vero. Non avrebbe mai rubato alla regina. Il re aprì il portagioie e scoprì che la collana era ancora dentro. Chi sta mentendo? La ragazza capisce subito che è la dama di compagnia a mentire. Avete notato che l'ametista ora è molto più sbiadita di prima? Questo significa che la dama di compagnia ha davvero indossato la collana all'esterno. La ragazza risolve l'indovinello. Sul fondo del portagioie compaiono 3 pietre preziose: citrino, granato e alessandrite. C'è anche una nota che dice: calcola il peso di ogni pietra senza usare la bilancia. Questo indovinello ti aiuterà. Riesci a capire il peso di ogni pietra? Il citrino pesa 280 grammi, il granato 114 grammi e l'alessandrite 57 grammi. Improvvisamente la ragazza si ricorda. Si chiama Melissa, è una gioielliera e colleziona cristalli. In un'altra stanza una donna trova 6 bicchieri sul tavolo. 3 sono vuoti e 3 sono pieni d'acqua. La donna vede un biglietto. Muovi solo un bicchiere per creare una fila di bicchieri alternati pieni e vuoti. Come può fare? Deve prendere il quinto bicchiere e versare l'acqua nel secondo. Improvvisamente i bicchieri scompaiono. Al loro posto compaiono sul tavolo 2 serie di ingredienti diversi e un biglietto. Il biglietto dice: trova 3 differenze. Riesce a individuarle tutte? Eccole! La donna prende gli ingredienti e li getta in un calderone, ma manca qualcosa. Lucido e splendente, il terrore dei licantropi. Dobbiamo prenderne di più per la nostra preziosa regina. Monete e specchi, vassoi e servizi da tè, i nobili compravano mentre sprofondavano nei debiti. È argento.
La donna aggiunge dell'argento e ottiene una pozione in grado di sciogliere la serratura. Quando apre la porta ha un flash. Si chiama Lauren ed è una chimica. Un'anziana donna si trova in questa stanza. Sul tavolo vede 4 foto. Tutte le foto sembrano essere state scattate in periodi temporali diversi. Il biglietto dice: quale persona è presente in ogni foto? Puoi aiutare la donna a capirlo? Eccola! Nonostante i segni del tempo, si vede che è la stessa donna. Guarda, ha un neo sopra il labbro. Uno specchio appare davanti all'anziana donna. Aspetta, è lei? La donna delle foto? Lo specchio la mostra con un uomo in giacca e cravatta che sembra confuso. A sinistra c'è una cameriera e a destra una sposa. Non ascoltarla, sono tua moglie, dice la sposa. Stai mentendo, sono io sua moglie, grida la cameriera. Riesce a indovinare chi sta mentendo? La ragazza a sinistra è sua moglie perché ha una fede al dito. Aspetta, ha anche lo stesso neo sopra il labbro. È la nostra anziana donna quando era giovane? Alcune lettere appaiono nello specchio. LZQHSN. Che cosa significa? Ti do un indizio. Cerca di pensare fuori dagli schemi. È marito. Ogni lettera di questa parola viene sostituita dalla lettera successiva dell'alfabeto. All'improvviso, la donna si ricorda. Il suo nome è Brienne, è una strega e questo è il suo castello. Brienne apre la porta. Tutti gli altri si sono già radunati fuori. «Sono vostra madre!» dice. «Lo sappiamo!» risponde Thomas. «Un'altra strega ha cercato di rapire nostro padre. Ha cancellato i nostri ricordi e gli ha fatto un incantesimo. Ho decifrato la ricetta della pozione che può aiutarlo a ricordare, ma ho bisogno del vostro aiuto!» Nella sala c'è un grande calderone. Tutti usano le loro conoscenze per preparare la pozione. Ora Brienne deve lanciare un incantesimo. Risolvi l'indovinello per scoprire la parola magica. È memoria. La pozione è pronta. All'improvviso, davanti alla famiglia, appaiono 3 porte. Dietro la prima porta c'è un deserto torrido, ma con dei frutti sugli alberi presenti. La seconda porta si apre in mezzo al mare. Dietro la terza porta c'è una foresta infinita. Cosa devono fare? Dovrebbero usare gli alberi per fare una zattera e raccogliere i frutti per non morire di fame. Così possono affrontare il mare. Nel frattempo, Brienne usa un incantesimo per incatenare la strega. Risolvi un altro indovinello per scoprire l'incantesimo che usa. È Sigillum. Ora la strega non li tormenta più. La famiglia lascia il castello e torna a vivere felice e contenta. Chi è il ricercato? La ragazza sulla destra ha lo stesso neo della ragazza sul poster. Chi è il ladro d'identità? È l'uomo sulla destra. La sua vera carta d'identità spunta dallo zaino. Significa che sta mostrando un documento falso. Chi è l'impostore? La ragazza a sinistra. Il copione che sta leggendo è capovolto. Significa che fa solo finta di essere un'attrice. Chi è il vero ladro? Entrambi gli uomini sono ladri. Mentre uno distrae la ragazza, l'altro si prepara a rubarle il telefono. Le ultime volontà del signor Wilson, un ricco uomo d'affari, sono state rubate.
In quel momento in casa c'erano 5 persone. La moglie del signor Wilson, il cuoco, il maggiordomo, la cameriera e il giardiniere. Tutti raccontano al detective cosa hanno fatto quella sera. La signora Wilson era rimasta seduta accanto al camino a ricamare. Il cuoco stava preparando la colazione. Il maggiordomo stava sorvegliando diversi operai in salotto. La cameriera stava spazzando i pavimenti del corridoio. Il giardiniere stava innaffiando le piante nella serra. Subito dopo questa conversazione il detective arrestò il ladro. Chi è il colpevole e come ha fatto il detective a scoprirlo? Il ladro è il cuoco. Ha detto che stava preparando la colazione, ma il furto è avvenuto di sera. Lily è la proprietaria di un negozio di fiori. Un giorno le arriva una telefonata della polizia. La avvisava di un furto nel suo negozio. Giunta sul posto, Lily nota per terra dei frammenti di vetro e la maggior parte dei vasi e delle piante all'interno distrutti. La polizia ha interrogato 3 sospetti. Jacob, l'ex di Lily, ha detto: «Ero di fretta e non mi sono accorto che le finestre erano rotte mentre passavo davanti al negozio. Ho saputo quello che era successo solo quando mi ha chiamato la polizia». Camille, un'amica di Lily, ha raccontato: «Lily mi ha chiesto di aiutarla con qualcosa nel negozio. Quando sono arrivata tutto era già rotto. Ho chiamato subito la polizia». Matt, ex collega di Lily, ha raccontato: «Stavo camminando nelle vicinanze e ho visto qualcuno rompere una finestra e intrufolarsi nel negozio. Non potevo avvisare nessuno perché avevo lasciato il telefono a casa, così sono corso alla stazione di polizia». Chi sta mentendo? Matt sta mentendo. I frammenti di vetro erano all'esterno. Il criminale ha dovuto rompere la finestra dall'interno. Facciamo una piccola pausa. Dovrai comunque pensare velocemente. La mamma di Mary ha 4 figlie. Una figlia si chiama Aprile, la seconda si chiama Maggio e la terza figlia si chiama Giugno. Come si chiama la quarta figlia? Mary, naturalmente. Chi non appartiene a questo gruppo? Napoleone Bonaparte, la regina Elisabetta, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristotele, Cristoforo Colombo, Donald Trump. Sherlock Holmes è l'unico personaggio di fantasia della lista. In casa ci sono 8 ragazze, ognuna impegnata in un'attività. La prima sta preparando la cena, la seconda sta accendendo il camino, la terza sta giocando a scacchi. La quarta sta leggendo un libro. La quinta sta disegnando. La sesta sta pulendo la casa. La settima sta innaffiando le piante. Cosa sta facendo l'ottava ragazza? Sta giocando a scacchi con la terza ragazza. Una donna ha compiuto 40 anni nel 1850, ma nel 1860 aveva 30 anni. Com'è possibile? È possibile solo se il 1860 è antecedente al 1850. Ciò significa che la donna ha compiuto 40 anni nel 1850 avanti Cristo e 30 anni nel 1860 avanti Cristo. Un artista stava passeggiando nel parco quando improvvisamente iniziò a piovere. Non aveva né un cappello né un ombrello per coprirsi la testa. Non poteva nemmeno nascondersi sotto un albero perché l'acquazzone era troppo forte. Eppure nemmeno un capello si è bagnato. Come ha fatto? L'artista era calvo. Torniamo agli indovinelli investigativi. Robert ha vinto $1 milione alla lotteria. Decide di non dirlo a nessuno, compresa la moglie. A casa nasconde i soldi in cassaforte. Il giorno dopo, però, la somma è scomparsa. La polizia convoca tutti i sospetti per un interrogatorio. Emily, la moglie di Robert, dichiara: «Al mattino sono andata a pulire l'ufficio di mio marito. La cassaforte era aperta e dentro non c'era nulla». James, socio in affari di Robert: «Povero Robert, ha sempre voluto vincere alla lotteria. Ieri sono rimasto a casa tutto il giorno a guardare la TV». Mark, amico di Robert, racconta: «Ieri sera sono stato in palestra e poi sono andato a casa. Non riesco a immaginare perché qualcuno possa fare una cosa del genere».
La polizia arresta immediatamente il ladro. Chi è stato? È stato il socio in affari di Robert. Robert non aveva detto a nessuno di aver vinto alla lotteria. Sua moglie ha notato una cassaforte vuota quando è entrata in ufficio, ma non sapeva cosa ci fosse dentro. Marina stava partecipando a un campionato di pattinaggio artistico. Era una concorrente molto forte e molti erano certi della sua vittoria. Alla fine del riscaldamento tutti i partecipanti iniziarono a prepararsi per l'esibizione. Marina fu la prima. Era straordinaria. All'improvviso però inciampò, cadde e si ruppe una gamba. Questo incidente le impedì di continuare il campionato. Le successive indagini rivelarono che qualcuno aveva manomesso i suoi pattini. La polizia interrogò 3 sospetti. Anna disse: «Non ho fatto nulla, ma ho visto Jacqueline e Kate entrare nello spogliatoio prima dell'esibizione di Marina. Loro hanno manomesso i pattini». Jacqueline confermò: «Sì, in effetti sono andata nello spogliatoio per prendere le mie cose, ma non ho visto Kate». E Kate: «Sì, perché mi sono allenata in palestra finché non è arrivato il mio turno». Inoltre, Anna sta mentendo. L'ho vista nello spogliatoio. Chi sta mentendo? Kate non poteva allenarsi in palestra perché il tempo per il riscaldamento era già finito quando è iniziata la gara. Ecco cos'è successo. Kate è entrata nello spogliatoio e ha manomesso i pattini di Marina. Jacqueline è entrata nello spogliatoio dopo di lei. Ecco cosa ha visto Anna. Jane teme di avere uno stalker. Ha portato alla polizia alcune foto sue e dei suoi amici. La polizia ha subito trovato il colpevole. Chi è lo stalker di Jane? Mike, l'amico di Jane, è l'unico presente in tutte le foto e a volte cerca di nascondere la sua identità. L'indagine non ha portato prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza del sospettato. Il detective Reed decide quindi di perquisire la casa, sperando di trovare qualche indizio. In effetti trova qualcosa. Scopre una stanza segreta. Tuttavia ha una serratura a combinazione e la parola idea scritta sopra. Ha idea di quale possa essere il codice? (9451). Il codice è il numero di ciascuna lettera dell'alfabeto. La porta si apre sull'ufficio segreto del sospettato. A prima vista non c'è nulla di strano all'interno. Un tavolo con un libro al centro, alcuni mobili polverosi e un quadro alla parete. Il detective esamina il quadro e trova una cassaforte con un codice a 3 cifre. Accanto c'è un biglietto con un indizio. P270R7-8. Sapresti dire cosa deve fare il detective? Il detective ha capito che il biglietto significa pagina 270, righe 7, 8. Dovrebbe controllare il libro sul tavolo. L'investigatore ha trovato le 2 righe a pagina 270. Dopo aver vagato nel deserto per 4 giorni e 3 notti, incontrai una coppia di viaggiatori. Mi diedero da mangiare e uno dei loro cammelli. Questo è un indizio che può aiutare a decifrare il codice della cassaforte. Qual è? (721). 4 giorni e 3 notti fanno 7. Una coppia di viaggiatori è 2. E non dimenticare un cammello. Il detective apre la cassaforte e trova le prove che dimostrano la colpevolezza del sospettato. Nel cuore della notte, qualcuno ha rubato un manufatto unico da un museo. La guardia del museo ha affermato che si trattava di un professionista del crimine. Il detective Reed è arrivato subito sulla scena del crimine e ha interrogato la guardia. L'uomo ha detto: «Stavo camminando nel museo. All'improvviso ho visto un'ombra. Ho detto di fermarsi, ma non l'ha fatto». Il detective Reed si accorge che c'era qualcosa di sbagliato in questa storia. Cosa? Sul pavimento ci sono le impronte di una sola persona. Se nel museo c'erano la guardia e il criminale, non dovrebbero esserci 2 serie di impronte?
Il detective Reed chiede alla guardia cosa ha fatto dopo. L'uomo risponde: «Sono corso dietro al ladro e l'ho visto rompere la porta di vetro per rubare il manufatto». L'allarme non è scattato perché probabilmente l'aveva disattivato. Sta dicendo la verità? La porta è effettivamente rotta, ma è anche aperta. Può essere aperta solo con una chiave. Sembra che qualcuno abbia aperto la porta per evitare che scattasse l'allarme e poi abbia rotto il vetro per confondere le tracce. Il detective chiede all'uomo cos'è successo dopo. La guardia risponde: «Mi sono avvicinato al criminale e ho cercato di fermarlo, ma mi ha spruzzato qualcosa negli occhi e ho perso conoscenza. Quando mi sono svegliato, ho chiamato la polizia». Sta dicendo la verità? I suoi occhi sembrano a posto. La rapina è avvenuta solo poche ore fa. Se la guardia stesse dicendo la verità, i suoi occhi sarebbero almeno rossi. Deve aver mentito. La guardia viene arrestata. Due vecchie amiche, Emily e Luna, decidono di andare in un famoso salone di bellezza. Inizialmente la responsabile avvisa le ragazze che è disponibile solo una parrucchiera, ma dopo una telefonata gli comunica con gioia di averne trovata un'altra. Emily e Luna possono sistemarsi i capelli contemporaneamente. Nel frattempo, però, le ragazze si rendono conto che una delle parrucchiere è un imbroglione. Quale? Le due stanno usando delle forbici normali, ma al posto della lacca, quella a sinistra ha in mano una bomboletta di spray per insetti. È un indizio importante. Mary e suo fratello minore Alex hanno deciso di andare in un bosco. Per un futile motivo iniziano a discutere e Alex, in preda all'ira, si allontana. Dopo alcuni minuti, Mary inizia a cercarlo. È ancora arrabbiata, ma anche preoccupata. Presto la ragazza raggiunge un fiume. Nota un uomo seduto sulla riva. «Ha visto passare un adolescente?» chiede. «Sì, ha appena preso una barca e ha raggiunto l'altra sponda». Mary non crede alle parole dell'uomo. Perché? La barca è effettivamente dall'altra parte, ma le pagaie sono accanto all'uomo. Come ha fatto il ragazzo ad attraversare il fiume senza? Tre detenuti sono seduti a tavola per cenare. Uno dei tre è ricco. Riesci a indovinare chi? Non è il tizio con la bistecca e i gamberetti. La targhetta sulla camicia rivela che è uno chef. In quanto tale, gli piace prepararsi dei piatti speciali. Il ragazzo con i gioielli sembra benestante, ma in prigione i gioielli non valgono nulla. Quindi è il terzo uomo. Le persone ricche cercano sempre di mantenere un basso profilo in prigione per non essere prese di mira dagli altri. Per questo motivo non ostenta alcun bene di valore. È venerdì e tutti gli studenti sono riuniti in una grande aula per sostenere l'esame di fine anno. L'insegnante è stata informata che uno studente ha intenzione di imbrogliare. Riesci a capire quale? Presta attenzione a ogni dettaglio. È lo studente C. Sembra che stia cercando di ricordare ciò che ha letto, ma ha le risposte scritte sulla mano. Una sera, Marta sta passeggiando nel parco vicino a casa sua. È buio e non c'è nessuno in giro. All'improvviso, qualcuno afferra la sua borsa e scappa via. Marta inizia a seguire il ladro misterioso. È quasi certa che si tratti di una donna, ma non riesce a distinguerne l'aspetto né i vestiti. La donna si nasconde all'interno di una scuola. Quando Marta riesce a entrare, nota tre insegnanti. La ragazza le osserva con attenzione e presto intuisce chi le ha preso la borsa. Sei in grado di fare lo stesso? La donna al centro non sarebbe in grado di scappare, visto che ha una gamba ingessata. Quella a destra non ha nulla in mano. Dove avrebbe potuto nascondere la borsa di Marta così velocemente?
La donna a sinistra ha una grande borsa a tracolla. Una vera insegnante non avrebbe bisogno di portarla in classe. È stata sicuramente lei a prendere la borsa. Per incontrare la sua ragazza, Nathan è uscito di nascosto da casa sua a tarda sera. L'adolescente pensa di essere stato attento e silenzioso, ma tutta la sua famiglia è a conoscenza del suo piano. Sanno che il ragazzo tornerà a mezzanotte e così hanno fatto una scommessa. Il primo a individuare Nathan mentre scavalca la recinzione vincerà. Come premio avrà l'esenzione dai lavori domestici per una settimana. Per non addormentarsi, il padre di Nathan accende la TV. Il nonno dell'adolescente si sistema in salotto a leggere un libro, la nonna in cucina a preparare la pizza, mentre la mamma va in camera e inizia a meditare, seduta sul pavimento. Chi sarà il primo a individuare Nathan? La mamma di Nathan. I suoi occhi si abitueranno all'oscurità e vedrà meglio degli altri. Osserva attentamente questa immagine e cerca di capire chi viene dal futuro. Sono abbastanza sicuro che gli uomini dell'età della pietra non usassero torce elettriche, quindi deve essere questo tizio. Nelle profondità marine, Stacy vede Nettuno seduto sul suo trono, circondato da tre sirene. Nettuno le chiede di restituire la collana di perle che sua moglie aveva smarrito. Lei l'aveva ritrovata sulla spiaggia, poco distante dalla riva. Riesci a indovinare quale delle tre sirene è la moglie di Nettuno, in modo che Stacy possa restituirgliela? È la terza. È l'unica che porta una fede nuziale. Lisa è una famosa top model. Durante un servizio fotografico, viene trovata priva di sensi nel suo camerino e portata in ospedale. La diagnosi dei medici parla di una grave reazione allergica, ma quando Lisa si riprende, afferma di non aver mangiato nulla. Il manager della modella interroga tutti coloro che erano stati visti nei paraggi. La stylist di Lisa afferma di averle solo applicato il trucco e di non averla vista mangiare nulla. La donna delle pulizie risponde di aver pulito il camerino con prodotti organici e anallergici. Nora, la principale rivale di Lisa, dice di aver assistito alle riprese per tutto il giorno e di non aver notato nulla di sospetto. Chi è colpevole? È stata la stylist. Il rossetto è l'unica cosa che Lisa avrebbe potuto ingerire quel giorno. Nel cuore della notte, Dennis si sveglia a causa di un forte rumore. Probabilmente uno dei bambini è uscito, pensa. Ma i ragazzi sanno che non possono uscire di notte. L'uomo va a controllare i suoi figli e vede che tutti e tre, Catherine, Ruth e Larry, sembrano dormire. Osserva i bambini e cerca di capire chi è uscito di nascosto dalla casa. È stata Ruth. C'è una scarpa da ginnastica nascosta dietro la tenda e diverse patatine fritte sotto il suo letto. Brenda sta viaggiando in treno. Nella carrozza c'è un caldo torrido. La ragazza decide di togliersi un braccialetto d'oro e lo mette sul tavolo davanti a sé. Alcuni minuti dopo, il treno entra in una galleria e nella carrozza diventa buio pesto. All'uscita della galleria, Brenda si accorge che il suo braccialetto è scomparso. Scioccata, urla: "Oh no! Qualcuno ha preso il mio braccialetto!" Nello scompartimento ci sono altre tre persone. Helen afferma di aver dormito tutto il tempo. Rachel era impegnata nella lettura di un libro sul cellulare e Gregory era andato in bagno prima ancora che il treno entrasse in galleria. Chi ha preso il braccialetto? È stata Helen. All'inizio aveva le maniche arrotolate, ma ora le coprono le braccia fino ai polsi, nascondendo il braccialetto. Un sabato, Sara decide di comprare del gelato e di tenerlo nascosto nel freezer. La domenica mattina, al risveglio, tutto il gelato è sparito. Chiede a tutti i presenti in casa. James risponde che era andato al lavoro presto quella mattina e di non aver visto nulla.
Mary dice che avrebbe voluto mangiare il nuovo gelato al caramello nel pomeriggio. Era dispiaciuta perché lo desiderava tanto. John, invece, era completamente all'oscuro che ci fosse un gelato in casa, ma non vedeva l'ora di provarlo. Riesci a capire chissà qualcosa? Mary. Il gelato era stato nascosto e nessuno conosceva i gusti che Sara aveva scelto. Come faceva a sapere del caramello? Riesci a capire chi è una vera sirena? Il secondo è un ragazzo, quindi sicuramente non è una sirena. La ragazza a destra si sta rilassando al sole ed è fuori dall'acqua. Le sirene non lo farebbero perché non possono stare al sole. La vera sirena deve essere quella a sinistra. In un supermercato sono avvenuti alcuni furti. In totale ci sono stati 3 casi, a gennaio, ad aprile e a giugno. La telecamera di sicurezza ha registrato questi video. L'addetto alla sicurezza ha provato a dare un'occhiata più da vicino e ha improvvisamente notato un dettaglio. In seguito, l'identità del ladro è diventata ovvia. Cosa ha notato? La donna incinta. L'attento addetto alla sicurezza ha notato che a gennaio sembrava incinta di circa 6-7 mesi. Anche a giugno, però, aveva lo stesso aspetto. Sembra che si tratti del misterioso caso del pancione, che in realtà è carne in scatola. Un giorno, un ladro decide di rapinare la banca locale e scogita un piano: travestirsi da banchiere e intrufolarsi nel caveau. Mentre si avvicina al caveau, nota un addetto alla sicurezza. Il rapinatore non aveva previsto questa eventualità e decide di nascondersi, osservando il comportamento della guardia con un vero banchiere. Quando l'impiegato si avvicina alla porta, la guardia giurata dice 12 e l'impiegato risponde 6, garantendosi l'accesso. Un altro banchiere si avvicina. Quando la guardia dice 6, quello risponde 3, entrando nel caveau. Il ladro decide di avvicinarsi con nonchalance alla guardia di sicurezza. La guardia esclama 2. Il ladro risponde con sicurezza 1. Viene arrestato immediatamente. Perché la risposta del ladro è sbagliata? Cosa doveva rispondere? La risposta ha a che fare con il numero di lettere della parola. 12 ha 6 lettere, quindi la risposta è 6. 6 a sua volta ha 3 lettere, quindi la risposta è 3. Adesso intuisci che il ladro avrebbe dovuto dire 3. Sembra che non sia stato così brillante come pensava. Oggi vestirai i panni di un apprendista Sherlock Holmes. Osserva attentamente le immagini e presta attenzione ai minimi dettagli per risolvere gli indovinelli. Quale di questi studenti ha 3 madri? Deve essere questo ragazzo qui, quello con 3 panini. Il ragazzo con 3 bicchieri ha sicuramente molta sete e probabilmente li ha presi dalla mensa. Però non ci porta a pensare che abbia 3 madri. L'altro invece ha sicuramente portato i panini da casa, quindi scommetto che è lui. Dimmi se non sei d'accordo. Andiamo avanti. Una di queste ragazze ha un animale domestico a casa. Riesci a indovinare quale? È la ragazza al centro. Guarda, ha le mani e le braccia graffiate. Molto probabilmente ha un gatto. Ok, guarda queste 3 persone. Quale delle 3 è un vampiro? È questo tizio. Vedi? Non ha l'ombra. C'è qualcosa che non va. Mentre sta partecipando a una festa, Chastity incontra 3 ragazzi che sostengono di essere dei piloti. Uno di loro però sta mentendo. Riesce a indovinare quale si finge un pilota? I piloti devono avere una vista perfetta. Questo ragazzo porta gli occhiali, quindi non sta dicendo la verità. Guarda questi 3 studenti. Uno di loro è mancino. Riesce a capire chi è esattamente? Deve essere questa ragazza. Il lato esterno della mano sinistra presenta delle macchie di inchiostro. Succede perché scrive da sinistra a destra. La sua mano passa sopra al testo appena scritto.
Tre amici si incontrano una sera per un caffè. Riesci a capire chi di loro ha un animale domestico? Guarda la borsa di questa ragazza. C'è del cibo per cani, probabilmente a casa ha un cane che la aspetta. Questa è facilissima. Tre sorelle sono venute a trovare i loro genitori. Una di loro si è fidanzata mentre era via. Sai dire quale? È la ragazza che porta un anello. Tre uomini si sono presentati a un colloquio di lavoro. L'azienda non voleva assumere padri perché aveva bisogno di un impegno totale per il primo anno. Tutti gli uomini hanno dichiarato di essere single e di non avere una famiglia. Uno di loro ha mentito e in realtà ha una figlia. Quale dei tre? Si tratta di questo tizio. Perché avrebbe dovuto indossare un elastico rosa al polso se non per sistemare i capelli della figlia proprio prima del colloquio? Ok, ora andiamo a curiosare nelle case degli altri. Ecco i bagni di Darold e Tiberius. Chi dei due ha una fidanzata? Deve essere Tiberius. Guarda, nel suo bagno ci sono due spazzolini da denti. Neve e Nicole sono studentesse. Entrambe vivono in un monolocale con i loro amici per dividere l'affitto. Una volta le loro madri sono venute a trovarle. Guardando le due camere da letto, riesci a dire chi delle ragazze frequenta il compagno di stanza? Deve essere Neve. Nella camera di Nicole ci sono due letti singoli, mentre in quella di Neve c'è un unico grande letto. Guarda questi tre amici. Uno di loro non è veramente un umano, ma quale? Questo ragazzo qui ha solo quattro dita. Perfetto, hai superato l'addestramento. Ora passiamo alla risoluzione di qualche caso. Una banca cittadina è stata svaligiata. Il detective Callum si occupa del caso. Dopo una lunga indagine, la polizia riesce a mettersi sulle tracce del rapinatore. Seguendolo, scoprono che il denaro è nascosto in un cactus nel deserto vicino. Non riescono però a vedere il volto del rapinatore, ma hanno tre sospetti. Osservali bene. Chi è il colpevole? È quest'uomo. Guarda, ha molte cicatrici sulle braccia e sulle mani. Deve essersele procurate mentre nascondeva il denaro nel cactus. Un gruppo di amici invita Bill a partecipare a un'escursione durante il fine settimana. Bill declina l'invito perché si è rotto un braccio. Il giorno dopo Bill si presenta a scuola con un braccio rotto. Quel fine settimana Bill rimane a casa mentre gli amici partecipano alla famosa escursione. Quando il lunedì i ragazzi si incontrano di nuovo a scuola, Bill racconta di essere rimasto a casa a guardare la TV. I suoi amici gli raccontano dell'escursione e gli chiedono perché abbia mentito sul braccio rotto. Come fanno a dire che il braccio non è veramente rotto? La settimana scorsa Bill si era rotto il braccio destro, lunedì era il sinistro. Sta sicuramente fingendo. Il signor Tucker chiama la polizia e denuncia di essere stato rapinato. Il detective Callum lo raggiunge a casa e lo trova legato a una sedia. Il signor Tucker racconta che stava dormendo quando dei ladri, con una maschera sul volto, hanno fatto irruzione nella stanza. Lo hanno tirato giù dal letto, legato alla sedia e hanno preso tutti i risparmi che teneva nell'armadio. Quando se ne sono andati, è riuscito a chiamare la polizia perché aveva un cellulare in tasca. Tuttavia, il detective Callum non crede alla sua storia. Perché? Il signor Tucker aveva detto che era stato tirato giù dal letto, ma il letto era perfettamente rifatto. Dubito che un rapinatore si sia preoccupato di rifare il letto del signor Tucker prima di scappare. Il detective Callum sta trascorrendo le vacanze invernali in una stazione sciistica con i suoi amici. Dopo una nevicata notturna, gli amici decidono di andare a sciare sulla neve fresca. Poco prima di uscire, però, il detective Callum viene avvisato da un agente di polizia locale che c'era un caso da risolvere. Qualcuno aveva rapinato la cassa di un hotel. La polizia aveva fermato tre sospetti. Wesley afferma di aver dormito tutta la notte e di non essere mai uscita. Egbert racconta di essere stato fuori a festeggiare in un altro hotel e di essere tornato solo un'ora prima. Fenton ha detto di aver guardato tutta la notte una serie, ma di non aver rubato nulla. Chi è colpevole? È
Era Egbert. Se fosse appena tornato avrebbe lasciato le sue impronte sulla neve fresca, ma non c'erano impronte che portassero all'hotel, mentre il detective Callum ci stava andando a piedi. C'è stato un incidente d'auto e la polizia è arrivata per indagare sul caso. Il conducente è finito in un dirupo proprio nel punto in cui c'era una curva pericolosa. L'auto si è girata, lui è stato spinto fuori ed è rimasto bloccato lì vicino. Fortunatamente aveva con sé il cellulare e ha potuto telefonare per chiedere aiuto. Un agente di polizia ha aiutato il conducente ad uscire e gli ha chiesto di mostrare cosa trasportasse nel bagagliaio. L'autista apre il bagagliaio con le sue chiavi. All'interno sono riposte la sua valigia, alcuni strumenti e una ruota di scorta. L'agente di polizia accusa il conducente di aver inscenato l'incidente. Perché? Il conducente ha tolto le chiavi dalla tasca. Se si fosse trattato di un vero incidente, le chiavi sarebbero rimaste nell'auto. La signora Grayson ha chiamato la polizia dicendo di essere stata derubata. Il detective Callum è arrivato per le indagini. Ecco cosa ha dichiarato la signora. Era quasi mezzanotte, ero nella mia stanza, al piano di sopra, a dipingere. All'improvviso è saltata la corrente, non c'erano né luce né elettricità e potevo vedere solo il lampione fuori. Poi è squillato il telefono fisso. Per paura non ho risposto, sono rimasta al piano di sopra e dopo circa 10 minuti è tornata la luce. Mi sono addormentata e stamattina ho scoperto che qualcuno aveva rubato l'anello di diamanti di mia nonna. Il detective Callum non ha ritenuto credibile il racconto della signora. Perché? Se mancassero la luce e l'elettricità, come potrebbe funzionare il telefono fisso? Questa signora si sta inventando qualcosa. Gavin prende l'auto per andare a fare la spesa e la parcheggia davanti al negozio. All'uscita, però, si è completamente dimenticato dove ha parcheggiato. Per fortuna aveva scattato una foto della sua auto parcheggiata. La apre per cercare il numero del parcheggio. Il problema è che il numero del suo parcheggio è coperto e i numeri dei parcheggi vicini non sembrano essere di aiuto. Riesce a capire qual è il numero del parcheggio di Gavin e dove deve cercare la sua auto? Nella foto i numeri sono solo capovolti. I numeri vanno dall'86 al 91 e la sua auto è parcheggiata nell'87. Passiamo ora a una serie di quiz sui loghi. Ti mostrerò un logo e dovrai dire a quale azienda appartiene. Ecco il primo, lo riconosci? Honda, un marchio automobilistico giapponese. Questa è facilissima, che cos'è? Questa è la Pepsi, ovviamente. Che ne dici di questo simpatico coccodrillo? Ti fa venire in mente qualcosa? Si tratta di Lacoste, un marchio di abbigliamento francese. Un'altra abbastanza facile, scommetto che ce l'hai sul telefono. Sì, certo, è Spotify. E questo? Esatto, è la Nike. Questo è un marchio molto elegante. Qualche idea? È Louis Vuitton. Ok, eccone un altro. È più difficile, ma ce la puoi fare. Cosa dici? Si tratta di Reebok, un'azienda americana di calzature. Riconosci questo toro? Questo è il logo di Lamborghini. Questo è un rettangolo giallo decisamente familiare. Da dove arriva? È il logo di National Geographic. George e Venette vivono in un paese in cui i servizi postali sono super inaffidabili. Tutto ciò che viene spedito per posta viene rubato. In che modo George può spedire a sua moglie Venette un anello di diamanti se entrambi possono comprare delle serrature ma non hanno le chiavi per aprirle? George può chiudere la scatola con l'anello e spedirla a Venette. Quando lei riceve la scatola, deve chiuderla con il suo lucchetto e rispedirla a lui.
Quando la riceve, può aprire il suo lucchetto e rimuoverlo e rispedire la scatola a Venette solo con il suo lucchetto. Così lei potrà aprirla quando la riceverà di nuovo. C'è una scatola piena di palline di diversi colori, 5 rosse, 8 blu e 11 viola. Ninja deve scegliere le palline bendato finché non è sicuro di avere almeno due palline dello stesso colore. Qual è il numero minimo di palline che Ninja deve estrarre per avere questa certezza? Nel peggiore dei casi sceglierà ogni volta le palline di un colore diverso. Ci sono tre colori, quindi se ne sceglie tre potrebbero essere tutti diversi. Ma se ne sceglie quattro, quella in più corrisponderà sicuramente a uno dei colori esistenti, quindi Ninja dovrebbe sceglierne quattro. Bobby è un tassista e sta avanzando in senso inverso lungo una strada a senso unico. Lì vicino c'è un poliziotto che lo vede avanzare contromano, eppure non lo ferma per multarlo. Come mai? Perché Bobby sta andando a piedi. Ti ho detto che fa il tassista, ma non che stava guidando in quel momento. Chiaro, no? Bobby si reca presso un'officina. Ha deciso di far riverniciare la sua auto. Secondo te, cosa farà mettere dopo la prima passata di vernice? La seconda passata, no? Non ti ho chiesto di indovinare il colore. Il meccanico dice a Bobby: allora amico, ti faccio lo sconto se risolvi un indovinello. Quindi apri bene le orecchie. Ci sono 5 gemme che usi tutti i giorni e le trovi tutte in un campo da tennis. Che cosa sono? Riesci a risolvere l'indovinello? In un campo da tennis ci sono tutte le 5 vocali. A, E, I, O, U. Bobby sta sorseggiando un tè, ma fa notare al cameriere che c'è una mosca dentro. Il cameriere porta via la tazza e poco dopo gliene porta un'altra. Subito però Bobby richiama l'attenzione del cameriere e gli dice: ehi, è la stessa tazza di prima! Come l'ha capito? Bobby ci aveva già messo lo zucchero. Bobby sta pranzando col suo amico Bill, il quale gli propone una scommessa. Se risolvi il mio indovinello, il pranzo lo pago io, altrimenti paghi tu. Bobby adora gli indovinelli e accetta. Bill mette sul tavolo dei fiammiferi e dice: ok, ecco cosa devi fare. Ho sistemato i fiammiferi in modo che la prima e la seconda fila e la prima e la terza colonna contengano 12 fiammiferi ciascuna. Riesci a togliere 4 fiammiferi e sistemare tutti gli altri in modo che alla fine rimangano sempre 12 fiammiferi nelle prime due file, nonché nella prima e nella terza colonna? Prova ad aiutare Bobby a farsi offrire il pranzo. Ecco la soluzione. Bobby va in bagno dopo aver mangiato. Per sua sfortuna, però, la porta si è chiusa in automatico. Per aprirla, Bobby deve scoprire la password. L'unico indizio che trova è il seguente: sono una parola di 6 lettere, ma posso averne anche 7 e allora sono una dozzina. Chi sono? Hai capito la password? Bobby dovrà scrivere 12. Bobby sta visitando il museo di storia naturale, ma per sbaglio è rimasto chiuso in un misterioso sotterraneo. Trova una scorta di secchi pieni di cibo, medicinali e acqua, sufficiente per una settimana. Ma Bobby non vuole restare lì sotto così a lungo. Cercando una via d'uscita, scopre 3 porte. Dietro la prima ci sono un orso affamato e il suo cucciolo. La seconda si apre su un corridoio in fiamme. Dietro la terza porta c'è uno stagno pieno di coccodrilli. Riesce ad aiutare Bobby a scegliere la porta giusta?
L'orso proteggerà il cucciolo, non servirà a nulla offrirgli del cibo. E nuotare in uno stagno infestato di coccodrilli è una pessima idea. Ma Bobby può usare il cibo per distrarli e riempire il secchio con l'acqua dello stagno per domare le fiamme. Quindi uscirà dalla seconda porta. Bobby viene a sapere che il suo gruppo rock preferito si esibirà in un concerto riservato a soli VIP in un club esclusivo. Cerca di intrufolarsi dal retro, ma purtroppo una guardia di sicurezza lo coglie sul fatto. Bobby può entrare soltanto se conosce la parola d'ordine. Puoi aiutarlo a indovinare la parola d'ordine? Hai notato la maglietta della guardia? Si tratta di un rebus. La parola d'ordine è verso l'infinito e oltre. Bobby ha un amico, Mike, con l'hobby del paranormale. Una sera vanno a caccia di fantasmi in un vecchio hotel. Presto rilevano la presenza di un fantasma dietro una di queste quattro porte. Su ogni porta c'è una scritta. Quella sulla porta A dice «è dietro la porta B o C». Sulla porta B invece «è dietro la porta A o D». Quella sulla porta C dice «è qui». E sopra la porta D c'è scritto «non è qui». Mike sa per certo che soltanto una di quelle scritte è vera e le altre tre sono false. Come faranno a capire dietro quale porta si cela il fantasma? Il fantasma si trova dietro la porta D. Perché? Beh, se fosse dietro la A, le scritte sulle porte B e D direbbero la verità. Se il fantasma fosse dietro la B, allora A e D sarebbero vere. Se il fantasma fosse dietro la porta C, allora A, C e D direbbero tutte la verità. Ma solo una scritta è veritiera, dunque il fantasma è dietro la porta D, mentre l'unica scritta vera è la B. Mike è salito su una scala alta 30 metri, ma il piede gli scivola su un gradino e Mike cade a terra. Malgrado la caduta, non ha nemmeno un graffio, però. Com'è possibile? Mike era ancora solo sul primo gradino. Bobby è stato portato da un suo amico su un'isola deserta e lasciato lì da solo. Voleva passare un po' di tempo per conto suo, ma qualcosa è andato storto. Sull'isola c'è un leone. Bobby e il leone si trovano su un isolotto rotondo che ha un raggio di appena una unità. Ed entrambi possono correre all'infinito alla velocità di una unità. Il leone ha fame, ma riuscirà a catturare Bobby? E se così fosse, per quanto tempo Bobby riuscirà a sfuggirgli? Ci sono due possibilità. Se Bobby si limita a correre lungo il perimetro dell'isola, alla fine il leone lo catturerà. Quindi farà bene a scegliere la seconda possibilità, non correre lungo il perimetro. In questo modo la sua strategia di fuga gli consentirà di continuare a correre all'infinito. Perciò Bobby dovrà scegliere questa strategia e aspettare che l'elicottero del suo amico torni a prenderlo. Bobby è in vacanza in campagna insieme ai suoi amici. Il tempo però è pessimo, c'è un acquazzone. La pioggia va avanti per 13 giorni. A volte piove di mattina, mentre di pomeriggio c'è bel tempo. A volte invece piove di pomeriggio, ma il mattino dopo il tempo è invariabilmente bello. In tutto gli amici vedono 11 mattine di sole e 12 pomeriggi di bel tempo. Riesci a calcolare il numero totale di giorni che gli amici hanno passato in vacanza? La risposta è 18 giorni, ed ecco perché. Chiamiamo X ogni bel pomeriggio, Z ogni bella mattina e O gli intervalli tra una pioggia e l'altra. Sappiamo che ha piovuto per 13 giorni, ovvero X più Z uguale 13. Le mattine di sole equivalgono all'equazione Z più O uguale 11.
e i pomeriggi a x più o uguale 12. Risolvendo queste equazioni otteniamo che x uguale a 7, z uguale a 6 e o uguale a 5. Sommando i risultati otteniamo appunto 18. Bobby comincia la sua giornata con una bella corsa al parco vicino casa. Ma quando torna fa una amara scoperta. Qualcuno ha rubato il suo taxi. Trova tre persone e le interroga. Henry dice: mi dispiace per la tua auto, amico. Ho passato tutta la mattina a giocare ai videogame e non ho visto niente. Non sono mai uscito di casa. Poi c'è Rosie che dice: sono una giardiniera e stamattina stavo piantando margherite nel parco. Mi pare di aver visto un tizio sospetto vicino al tuo taxi. Jack infine dice: quando sono uscito di casa ho visto il taxi parcheggiato, ma al mio ritorno non c'era più. Chi ha mentito? Rosie ha detto di aver piantato margherite, ma nel parco ci sono solo rose. L'ispettore Frank ha ricevuto una soffiata anonima. Il messaggio gli ha rivelato l'indirizzo in cui si nasconde uno dei più pericolosi ricercati della città. La polizia si reca sul posto. Nessuno sa che aspetto abbia il criminale. Tutto quello che si sa di lui è che si fa chiamare Dirty Jack e si trova in quella casa. La polizia irrompe in casa e trova un'artigiana, una camionista, un'operaia e un pompiere che giocano a carte. Senza esitazioni, gli agenti arrestano il pompiere. Come facevano a sapere che il criminale era lui? Perché era l'unico uomo nella stanza? Tutte le altre persone al tavolo erano donne. Dirty Jack cerca subito di evadere dal carcere e trova tre possibili vie di fuga. Dietro la prima ci sono dei feroci cani. Dietro la seconda c'è una trappola, una gabbia che cade giù dal soffitto su chiunque metta piede nella stanza. Dietro la terza invece c'è sempre un secondino di guardia. Nessuno può sfuggirgli. Da quale porta potrà scappare? Dalla seconda. Gli basterà tirare una scarpa per far scattare la trappola, per poi aggirarla comodamente. Dirty Jack è evaso, ma ora si ritrova nel bel mezzo dell'oceano, dove è rimasto intrappolato in qualche grotta sottomarina. Tornare in superficie è impossibile, ci sono solo due vie di fuga. Ma la prima è sorvegliata da un'enorme medusa, la seconda invece da un minaccioso squalo. Quale via dovrà scegliere? Dirty Jack sceglierà la seconda opzione. Guarda attentamente, lo squalo ha un tatuaggio con scritto "mangia vegano", quindi non farà del male a Jack, potrà tranquillamente scappare da quella parte. Quale cubo corrisponde alla figura al centro? La risposta giusta è la A. Bella e Shelly sono sorelle e migliori amiche. Un fine settimana i loro genitori si concedono una breve vacanza. Prima di partire vietano alle due sorelle di organizzare feste in casa. Le ragazze non li ascoltano e invitano tutti i loro amici. Terminata la festa, l'intera casa è in disordine. Bella e Shelly assumono un addetto alle pulizie per eliminare ogni traccia della festa. Quando i loro genitori tornano a casa, la madre, Jessica, comincia ad urlare: ve l'avevo detto! Niente feste in casa! Come faceva a sapere della festa? La casa è troppo pulita. Quando i genitori sono andati via, c'era della polvere su questo vaso, ma ora è pulito. Jessica chiede a Bella e Shelly di tagliare il prato del cortile. Nessuna delle due vuole farlo. Per evitare discussioni, Shelly propone una facile via d'uscita.
mette due carte in un cappello e dice: ho scritto falciare sulla prima e riposare sulla seconda. Estrai una carta e scegli il tuo destino. Bella non era ingenua, sospettava che Shelley stesse barando e che avesse messo entrambe le carte con la scritta falciare lì. Sapeva però che nessuno l'avrebbe creduto. Inoltre, nessuno avrebbe guardato l'altra carta una volta pescata. Cosa deve fare? Quando le viene chiesto di pescare una carta, Bella deve sceglierne una qualsiasi e distruggerla, senza guardarla. Per decidere chi dovrà prendersi cura del prato, dovranno controllare l'altra carta. Se troverà la scritta falciare anche lì, allora Shelley dovrà tagliare il prato. Davanti a una tazza di tè, Bella scommette con Shelley 10 dollari che può convertire i suoi 50 dollari in 100. Shelley dovrebbe accettare la scommessa? Non c'è un motivo logico per accettarla. Se Bella non è in grado di convertire il denaro, perderà la scommessa, ma ha solo 10 dollari da perdere. Nel frattempo, Shelley dovrebbe darle 50 dollari. Quindi, anche se Shelley vincesse la scommessa, perderebbe comunque 40 dollari. Bella e Shelley hanno un certo numero di caramelle. Se Bella dà una caramella a Shelley, avranno un numero uguale di caramelle. Ma se Shelley dà una caramella a Bella, a Shelley resterà la metà delle caramelle di Bella. Riesci a scoprire il numero di caramelle che hanno in questo momento? Usiamo un po' di matematica per trovare la risposta. Shelley ha x caramelle e Bella ha z caramelle. Possiamo riassumere tutto in queste equazioni. X più 1 uguale z meno 1. Pertanto, z meno x uguale 2. Inoltre, x meno 1 uguale a z più 1 diviso 2. Ora sappiamo che 2x meno z è uguale a 3. Quindi, se equipariamo queste due conclusioni, otterremo x più 2 uguale a 2x meno 3. Ora sappiamo che x è uguale a 5 e z è uguale a 7. Pertanto, Shelley ha 5 caramelle e Bella ha 7 caramelle. Shelley, mentre fa il bucato, scopre che la sua maglietta preferita si è strappata. Riesce a contare il numero esatto di buchi? La risposta non è 3 o 6, come direbbe la maggior parte delle persone. Il numero corretto di fori è 10. Un foro per il collo, due fori per le braccia, un foro per il busto, tre fori sul davanti e tre fori sul retro. Bella va in cantina a cercare i suoi vecchi libri. All'improvviso la lampadina smette di funzionare. Bella prende una lampadina nuova per sostituirla. I fili però sono molto aggrovigliati. Riesce a trovare l'interruttore giusto per accendere la lampadina? È l'interruttore rosso. Il modo migliore per ottenere la risposta è partire dalla lampadina. È stata una lunga giornata. Bella va a dormire. Appena entrata nella sua camera da letto, però, urla e scappa via. Cosa c'è che non va? Hai notato quest'ombra? Bella corre in soggiorno e chiude la porta. È al sicuro qui? No, guarda lo specchio, c'è un estraneo all'interno della stanza. Bella e Shelley fanno un'escursione con i loro amici. In quattro entrano in un lago completamente vuoto, ma dallo stesso escono 8 persone. Com'è possibile? Quattro persone erano sedute sulle spalle delle altre quattro mentre entravano nel lago. I ragazzi si fermano a fare un picnic. Iniziano a giocare a calcio. Durante la partita, Rob, il ragazzo di Bella, rompe labbra, orecchie, un paio di costole e di cosce.
Nonostante tutto, il giorno dopo riesce a giocare una partita molto importante. Com'è possibile? Rob ha colpito accidentalmente il suo piatto. Sopra c'erano labbra, orecchie e costole di maiale, insieme a cosce di pollo. Quando ha colpito il piatto, ha fatto cadere la carne. Tornando a casa, i ragazzi attraversano un campo. Vedono una mucca che si muove per 30 metri verso nord, 30 metri verso est, 30 metri verso sud e infine 30 metri verso ovest. Per tutto quel tempo, dove punta la coda? Conosci la risposta? Verso il basso, naturalmente. I ragazzi hanno noleggiato 4 scooter in 4 posti diversi e sono partiti. Hanno deciso di incontrarsi in un bar presso la stazione di servizio. Ecco la mappa. Sai dire quale scooter raggiungerà per primo la destinazione? Il terzo. Bella e Shelly sono alla ricerca del regalo perfetto per il padre. Finalmente trovano un bellissimo orologio d'epoca. C'è un problema però. Non possono permetterselo. Il venditore propone alle due ragazze un accordo. Risolvete il mio indovinello e vi farò uno sconto del 90%. Le sorelle accettano. Il venditore tira fuori una banconota da 50 e chiede: qual è il modo più semplice per raddoppiare i miei soldi? Devono mettere la banconota davanti a uno specchio. Le sorelle decidono di pranzare fuori. Il cuoco propone della zuppa di pomodoro, insalata con funghi, ali di pollo, polpo e pizza ai funghi. Puoi aiutarle a scegliere il cibo più sicuro? Nelle ali di pollo ci sono frammenti di uno specchio. Probabilmente non è la scelta più salutare. Sono abbastanza sicuro che questi funghi siano velenosi. Questo polpo è ancora vivo. La zuppa invece deve essere vecchia di settimane. Bella e Shelly dovrebbero scegliere la pizza. Dopo pranzo, il barista decide di offrire un caffè alle sorelle a patto che riescano a risolvere il suo difficile indovinello. Eccolo! Quale parola di 7 lettere può essere digitata usando solo la prima riga della tastiera del computer? Sei in grado di aiutare le ragazze ad avere il loro caffè gratis? La risposta corretta è torpore. Ottimo lavoro! Shelly e Bella stanno camminando per strada. All'improvviso vedono un'ombra inquietante. Riesce a capire cosa sta succedendo? Dovrebbero preoccuparsi? No, è Halloween! Il ragazzo se ne va in giro a spaventare la gente con il suo costume da stregone. Vedi? Indossa scarpe da ginnastica. Shelly e Bella notano l'insegna di un misterioso negozio di magia e decidono di farsi leggere i tarocchi. Non appena entrano nel negozio, la strega malvagia chiude la porta e dice: farò avverare i vostri sogni più grandi se decifrerete il mio codice. Ma se fallite, resterete qui per sempre. Ecco alcuni indizi. A. 981. Un numero è posizionato correttamente. B. 924. Tutto è sbagliato. C. 093. Due numeri fanno parte del codice, ma sono al posto sbagliato. D. 147. Un numero fa parte del codice, ma è al posto sbagliato. E. 783. Un numero fa parte del codice, ma è al posto sbagliato. Sai aiutare, Shelly e Bella? Dagli indizi A e B abbiamo capito che il 9 non è nel codice. Ciò significa anche che 8 o 1 sono sicuramente nel codice. In base all'indizio B sappiamo che 9, 2 e 4 non sono nel codice.
Dall'indizio C apprendiamo che 0 e 3 sono nel codice finale. L'indizio E ci dice che il 7 e l'8 non sono nel codice finale, perché sappiamo già che il 3 lo è. L'indizio D ci dice che anche l'1 è nel codice, perché il 4 e il 7 non lo sono. Quindi il codice corretto è 301. Dopo la visita alla strega, Shelley incontra Tom, un ragazzo affascinante. Decidono di uscire insieme e l'appuntamento va molto bene. Shelley non riesce a credere che Tom sia reale. Pensa che sia un'illusione creata dall'incantesimo della strega. Decide di mettere alla prova le capacità logiche del ragazzo. Gli mostra un elenco e gli fa una sola domanda. Che cosa hanno in comune queste parole? Puoi aiutare Tom? Se togliamo la prima lettera di ogni parola e la mettiamo alla fine, sarà possibile leggere la stessa parola dall'inizio e dalla fine. Riesci a trovare il numero successivo in questa sequenza? È 2. Per rendere il rompicapo più difficile, tutte le cifre sono state scritte su un'unica riga. In realtà, la sequenza è composta da due sequenze diverse. La prima è 2, 3, 4, 5 e così via, mentre la seconda sequenza è 9, 18, 36, 72 e così via. Ora è ovvio che la cifra successiva deve essere 2. C'è stato un furto al Museo delle Belle Arti. Un dipinto preziosissimo è stato sottratto. L'investigatore giunto sulla scena del crimine è riuscito ad individuare la persona responsabile del furto. Quando però il detective chiede al ladro di restituire il quadro, il criminale presenta 3 copie dello stesso dipinto, rifiutandosi di rivelare quale sia il capolavoro originale. Il detective però lo capisce subito. Secondo te come ha fatto? Hai notato le diverse cornici di ciascun quadro? Una sola però somiglia alle cornici usate per gli altri quadri nel museo. Significa che il museo utilizza lo stesso tipo di cornici per tutte le opere esposte, quindi questo qui è il dipinto originale. Jeremy è stato accettato in una delle migliori scuole di magia del mondo. Una delle lezioni del suo corso consiste nel trasformarsi in qualche animale. Ci sono 3 insegnanti in classe, ognuno dei quali può trasformarsi in un solo animale. Mi sai dire in quale animale si trasformano i professori? Come avrai notato, la prima prof ha la lingua biforcuta, quindi si trasforma in un serpente. La sua collega invece sembra proprio avere la coda di un leone, quindi il suo animale è il leone. E che dire degli artigli del terzo prof? Probabilmente si trasforma in un orso grizzly. Tony è partito per un corso di studi all'estero. Arrivato a destinazione, si reca presso il dormitorio del campus e comincia a disfare i bagagli. Dopodiché telefona ai genitori per dire loro che è arrivato. Loro gli domandano: «Che ore sono lì da te?» Tony, stanco per il viaggio e il jet lag, non è in grado di rispondere subito. Forse puoi aiutarlo a capire che ora è? Guarda, la Torre Eiffel e il Teatro dell'Opera di Sydney sono soltanto poster. Fuori dalla finestra, invece, si vede la sagoma del Monte Fuji. Quindi Tony è a Tokyo, dove sono le 8:45. Carla, Zoe e Samantha si svegliano un giorno e scoprono di essere rinchiuse in una sorta di strana prigione. Chi tra loro riuscirà a scappare? Carla ha ottime possibilità. Le sbarre della sua cella sono di cera. Usando la candela che si trova dietro di lei, riuscirà facilmente a scioglierle. Anche Zoe può scappare. Vedili nell'angolo? Ci sono dei ratti che rosicchiano le sbarre, giusto? Significa che le sbarre della sua cella sono praticamente dei giganteschi grissini. Potrà mangiarle e fuggire via. Isabella è una principessa, nonché erede al trono del suo regno. Un giorno una strega cattiva la attira nel bosco con lo scopo di usurpare il trono.
Isabella si smarrisce nel bosco, ma per fortuna ha con sé un pendente magico che il mago di corte le aveva donato tempo prima, proprio per farle sempre ritrovare la strada di casa. Grazie al potere del pendente appaiono tre animali guida. Il primo è un gufo, il secondo è una farfalla e il terzo spirito guida è invece un falco. Soltanto uno dei tre però conosce davvero la strada per tornare al castello. Se Isabella sceglie di seguire l'animale sbagliato, rischia di perdersi nel bosco e non tornare più indietro. Quale animale dovrà seguire? Hai notato la bandiera del regno nella sala del trono? C'è una farfalla, quindi la farfalla è l'animale simbolo del regno e quello che Isabella dovrà seguire. Toby è un ricco uomo d'affari. Un giorno di rientro dopo una festa, scopre che qualcuno si è introdotto in casa sua e ha sottratto un prezioso orologio dalla cassaforte. Toby chiama la polizia, che una volta sul posto individua tre sospetti. Gordon dice di essere rimasto a casa a cercare di convincere i figli di andare a dormire. Danny dice di essere stato fuori tutta la sera con gli amici. Matt invece racconta di essere andato al cinema a guardare un film di supereroi tra mezzanotte e le due. La polizia capisce subito chi di loro ha mentito ed è in realtà il ladro che ha rubato l'orologio a Toby. L'hai capito anche tu? Il ladro è Matt. Toby è tornato a casa alle 23:30. Matt però ha un alibi che lo copre soltanto tra mezzanotte e le due. Elliot è uno scienziato pazzo, ossessionato dagli universi paralleli. Ha dedicato tutta la vita a capire come aprire un portale verso altre dimensioni. Un giorno, finalmente, riesce a costruire la macchina che apre il portale, ma quando la accende, tre portali si materializzano davanti a lui. Poi la macchina esplode. Con le leggi della fisica non si scherza e adesso il suo universo ha cominciato ad implodere su se stesso. Lo scienziato deve scegliere un portale da cui scappare e in fretta. Il primo portale si apre in una dimensione in cui Elliot è un genio del male. Il secondo invece lo porterà in un universo in cui lui stesso è un tiranno spietato. Il terzo portale si apre in un mondo in cui Elliot è una creatura marina. Quale portale sceglierà? Hai fatto caso alla macchina che Elliot, genio del male, sta maneggiando? È la stessa che il nostro ha appena distrutto. A quanto pare anche in quel mondo Elliot è uno scienziato. Potrà quindi aiutare il vero Elliot a tornare nel suo universo di origine e correggere tutti i suoi errori. Sally sta assistendo ad un concerto. D'un tratto sente che qualcuno tra la folla le sta rubando il portafogli dalla borsa, con dentro le sue carte di credito. Non ha visto il ladro, ma dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sicurezza, le guardie individuano tre potenziali colpevoli. Joshua dice di essere stato impegnato a girare video del concerto e a condividerli sui social e si professa innocente. Jennifer dice di essere già molto ricca e di non aver bisogno di portafogli o carte di credito altrui. Lei fa acquisti solo in contanti. Penny racconta di aver passato tutto il tempo a cantare le canzoni della band e di non essersi nemmeno accorta del furto. Ma la gente capisce subito chi tra loro ha mentito. Chi ha rubato il portafoglio a Sally? Jennifer non poteva sapere che nel portafoglio ci fossero le carte di credito di Sally. Se lo sa, allora è stata lei a rubarlo. Mary ha trovato lavoro in un'altra città, quindi ha dovuto traslocare. Ha trovato tre possibili case in cui sistemarsi e l'agente immobiliare la accompagna a vederle. Il primo appartamento si trova in pieno centro. Il secondo appartamento che Mary visita si trova a poca distanza dalla più vicina stazione della metro. Per finire, Mary va a visitare l'appartamento numero 3, che si trova vicino ad un supermercato. Quale appartamento sceglierà Mary?
Nel primo appartamento c'è un ratto e nel numero 3 c'è una visibile crepa in una delle pareti. Mary farà bene a scegliere l'appartamento numero 2. La signora Sanders ha portato in gita nei boschi i suoi alunni per insegnare loro a riconoscere le piante. Uno degli studenti però si allontana dal gruppo e si perde nel bosco. Le ore passano, ma il ragazzo ormai è disorientato e affamato e non ha niente da mangiare con sé. A quel punto si accorge che davanti a lui ci sono 3 cespugli con 3 diversi tipi di frutti di bosco. Ma solo un tipo di bacche è commestibile, gli altri 2 sono velenosi. Quali bacche dovrà mangiare per non intossicarsi mentre aspetta i soccorsi? Ricordi il poster che c'era in classe? Indicava chiaramente quali fossero i 2 tipi di bacche velenose. Quindi queste sono le uniche commestibili. Sandy sta andando a trovare i suoi genitori in campagna, ma si è stancata di guidare e vuole prendersi una pausa. Si ferma quindi al primo locale che trova per mangiare qualcosa e riposare. Il locale però è vuoto, cadente e sporco. La cameriera le dice che ci sono solo 3 piatti nel menù e chiede a Sandy che cosa le va di mangiare. Secondo te che cosa ordinerà? La prima scelta sul menù ha quello strano vapore verdognolo. Non un buon segno. Sul terzo c'è addirittura un insetto, non se ne parla. Sandy quindi sceglierà la seconda opzione. Oppure un altro ristorante. Audrey è stata premiata come migliore attrice ad un festival, ma dopo la premiazione, mentre rilasciava interviste alla stampa, il suo trofeo viene rubato. Arriva un poliziotto che subito interroga 3 sospetti. La prima ad essere sospettata è Grace, la donna delle pulizie. Dice di essere stata impegnata a scattarsi selfie con le celebrità dietro le quinte e di non sapere niente del furto. Poi tocca a Gabriella, una giornalista. La donna si difende dicendo che non può aver rubato lei il trofeo, dato che faceva parte del gruppo di reporter che intervistavano Audrey. L'ultima sospettata è Catherine, un'altra attrice. Dice di non essere stata lei perché è stata seduta in platea con gli altri ospiti per tutta la sera. Inoltre, aveva già ricevuto lo stesso premio un anno prima. La gente ha capito al volo chi tra loro ha mentito. E tu? Osserva bene il selfie scattato da Grace. Si vede sullo sfondo Catherine mentre se la svegna con il trofeo. 3 amici, Ashton, Emma e Lewis, sono andati a fare paracadutismo. Eccoli poco prima di saltare fuori dall'aereo. Chi è in pericolo? Ashton indossa un normale zainetto invece di un paracadute. Amelia sta scappando da un gruppo di zombie e si imbatte in 3 porte. Dietro la prima divampa un incendio. Dietro la seconda porta c'è un lago molto profondo. Dietro la terza porta ci sono delle api velenose che pungeranno chiunque entri. Qual è la porta più sicura? Io sceglierei la seconda porta e poi nuoterei via. È solo un lago, Amelia può farcela. Esme sta camminando nella foresta e si perde. In tarda serata trova la casa di una strega e chiede alla donna di aiutarla a ritornare a casa. La strega ha appena scoperto internet e sta facendo degli acquisti online, ma trova molti articoli falsi e vuole acquistare solo prodotti originali. Sfortunatamente però non conosce i loghi corretti, quindi ha bisogno dell'aiuto di Esme. Prima di tutto vuole un iPhone. Quale logo iPhone è quello originale? Certo, è questo. Poi ha bisogno di un paio di scarpe da ginnastica per fare jogging. Quale logo è corretto? Eccolo qui. Adesso vuole una borsa di lusso. Quale logo Chanel è corretto? Questo qui. La strega vuole anche una moto della BMW, ma qual è il logo originale?
Sì, è questo. Ora Esme può tornare a casa. Evelyn è andata a un evento aziendale con suo marito, ma alla festa è svenuta. Quando Evelyn si è svegliata in ospedale, non riusciva più a ricordare nulla. C'erano due uomini di fronte a lei e ognuno di loro affermava di essere suo marito. Ma quale dice la verità? Dato che Evelyn e suo marito erano a un evento aziendale, erano vestiti eleganti. Il ragazzo con la felpa non sembra affatto formale, quindi suo marito deve essere quello che indossa lo smoking. La signora Lodge stava per andare in vacanza, ha ripulito il suo ufficio e se n'è andata, portando con sé la chiave. Quando è tornata, due settimane dopo, si è resa conto che qualcuno era stato nel suo ufficio mentre lei era via. Come l'ha capito? Quando se n'è andata, le persiane erano chiuse, ma ora sono aperte. Un gruppo di amici organizza una serata a giochi da tavolo. Secondo le regole di questo gioco, ognuno deve pescare una carta con un numero. Presto si rendono conto che manca il numero 6. Dato che si tratta di un nuovo mazzo di carte, è strano che l'abbiano già perso. Tutti scoprono le loro carte e in effetti il 6 non c'è. Improvvisamente una di loro sbotta a ridere. Dice di aver trovato la carta mancante. Riesci a individuarla anche tu? Il giocatore che ha il 9 ha in realtà il 6, ma è a testa in giù. Ci sono solo 8 carte e il numero più alto è proprio il numero 8. Sembra che una civiltà aliena abbia invaso la Terra. Il detective Callum deve trovare tutti coloro che non sono umani. Entra in un bar alla ricerca degli alieni e ne trova uno. Riesce a dire chi non è umano? È questo tizio dai capelli scuri. Guarda, ha 6 dita. Dai un'occhiata a questa strada trafficata. Riesci a trovare l'alieno? È questo ragazzo qui. Sembra normale, ma guarda, ha un colorito strano. Ora ci spostiamo al centro commerciale. Prova a trovare l'alieno. Guarda, questa donna sta scintillando. Deve essere di un altro mondo. Abbiamo ancora qualche altro alieno da catturare. Il detective Callum ha scoperto che uno si trova all'università, quindi si reca sul posto. Quale studente non è umano? Guarda, questa ragazza sta fluttuando. Solo un paio di centimetri da terra, ma non è certo una studentessa qualunque. Dopo il lavoro, il detective va in palestra, ma anche qui ci sono degli alieni. Riesce a individuarli? Presta attenzione al ragazzo sul tapirolan. Sta correndo troppo veloce. Deve essere un alieno. Aria ha chiamato la polizia e ha riferito che la sua amica, Violet, è stata avvelenata. La ragazza l'ha trovata priva di sensi sul pavimento. Ecco cosa ha raccontato. Stavo passando davanti alla casa di Violet e ho notato che le luci erano accese. Ho pensato che fosse a casa, quindi ho deciso di entrare per salutarla. La porta d'ingresso era aperta e ho trovato Violet così. L'agente di polizia gli ha chiesto se avesse toccato qualcosa. Aria ha risposto che aveva toccato Violet solo per controllare il suo battito e poi il suo cellulare per chiamarli. La polizia l'ha trattenuta per ulteriori indagini. Come mai? Le luci nella stanza sono spente, ma Aria ha detto che le luci erano accese. Ecco perché era entrata. Se non ha toccato l'interruttore, allora sta mentendo. Era una domenica soleggiata di primavera. Tutta la famiglia era a casa. Quando, dopo colazione, Anna è tornata in stanza, ha notato che qualcuno le aveva fatto uno scherzo e le aveva rubato tutti i vestiti. Ha interrogato ogni persona in casa. Sua mamma le ha detto che era impegnata a riordinare la camera da letto. Suo padre ha detto che stava spalando la neve davanti casa. La sorella, Serenity, ha detto che stava giocando ai videogiochi in camera sua. Chi ha preso i vestiti di Anna?
È stato suo padre. Guarda, non c'è neve. È primavera. Non poteva averla spalata. Quindi ha mentito. Tyler è tornato a casa e ha trovato una lettera d'amore nella cassetta della posta. Era molto dolce, ma il mittente non aveva scritto il proprio nome. Invece, alla fine, c'era una specie di codice. Riesce a capire il nome dell'ammiratore segreto di Tyler? L'alfabeto è la chiave. D più 1 indica la lettera che segue la D, ovvero la E. O meno 3 significa 3 lettere prima di O. La L. 2 lettere dopo la G è I. Z più 0 è sempre Z. E C meno 2 è A. Sembra che il nome della ragazza sia Eliza. A Cara piace viaggiare, ma è pessima a fare le valigie. Quindi il tuo compito è controllare la sua valigia e trovare una cosa di cui non ha bisogno. Cara andrà in campeggio con le sue amiche. Cosa può togliere dalla valigia perché non le servirà? Non c'è elettricità nei boschi. Può lasciare il bollitore elettrico a casa. Questa volta Cara sta preparando i bagagli per il Messico. Lei e il suo ragazzo hanno prenotato una stanza in un bellissimo hotel sull'oceano. Di cosa non avrà bisogno? Probabilmente non avrà bisogno dell'asciugamano. Di solito gli hotel li forniscono e li cambiano ogni giorno. Questa volta Cara deve andare a sciare con un gruppo di amici. Il compito è sempre lo stesso. Di cosa non avrà bisogno? Non so cosa faranno esattamente, ma probabilmente non avrà bisogno del costume da bagno. E infine, Cara andrà a trovare i suoi nonni. Vivono in una fattoria e starà da loro per una settimana. Non ci sono elettricità o acqua corrente. Sarà dura per una ragazza di città. Cosa non le serve? Questo asciugacapelli. Niente elettricità, ricordi? Winston Jones, un giovane uomo d'affari, è stato trovato avvelenato nel suo ufficio. Il detective Callum indaga sul caso. Ha 3 sospettati. La cugina del signor Jones, Lea Jones, il suo socio in affari, Kenneth Brown, e la sua ragazza, Emery. Lea dice al detective che non vede Winston da un po'. Kenneth gli racconta che hanno litigato, ma non ha avvelenato lui e il suo partner. Ed Emery gli dice che ama Winston e che non farebbe mai una cosa del genere. Chi dovrebbe arrestare il detective? Guarda, c'è una macchia di rossetto su una tazza nell'ufficio del signor Jones. Il colore corrisponde al rossetto di Lea, ma ha detto di non aver visto il cugino di recente. Starà mentendo. Ariana è stata avvelenata e il detective Callum indaga sul caso. Uno dei suoi principali sospettati è Jake, il fidanzato della sorella di Ariana. Qualcuno li ha visti insieme e il detective Callum gli va a fare visita. Buon pomeriggio, mi dispiace, ma la sorella della sua ragazza, Ariana, è stata avvelenata. Ne sa qualcosa? Ha qualche foto con lei? Jake gli risponde: Oh, povera Ari, non l'ho mai incontrata, ma la mia ragazza le vuole molto bene. Sì, ho una foto con la famiglia. Il detective guarda la foto e arresta Jake. Come mai? Guarda, c'è anche Jake nella foto. Vuol dire che deve aver incontrato Ariana. Allora perché ha mentito? Esme sta camminando nella foresta. Sì, di nuovo. E sai cos'è successo? Si è persa. Girovaga finché non trova la casa della strega. Saluta la strega, accarezza il gatto e chiede alla strega di mostrarle la strada verso casa. La strega ha un compito per Esme. Ha bisogno di diversi artefatti magici per il suo nuovo incantesimo, ma conosce solo le loro forme ed Esme deve capire quali artefatti servono alla strega. Ecco la prima serie. Sono dei cristalli magici. Di quale ha bisogno la strega? Eccolo qui. Ora ci sono diverse piante. Riesci a individuare quella di cui ha bisogno la strega?
Sì, eccola! Ora ci sono diversi tipi di insetti. Di quale ha bisogno la strega? Perfetto, eccolo! E l'ultimo cristallo. Qual è la tua ipotesi? È proprio qui. Esme è libera di andare. Grazie per il tuo prezioso aiuto. L'ispettore Callum viene chiamato a investigare sul furto di un diamante in una gioielleria. Il detective ha individuato 4 sospetti, 3 clienti e l'uomo delle pulizie. Qualcuno tra loro ha commesso il furto, ma tutti negano. Sulla scena del crimine non ci sono impronte. Secondo te, l'ispettore Callum chi deve arrestare? L'ispettore arresterà l'uomo e la donna con i guanti. Se non ci sono impronte digitali sulla scena, i ladri sono loro. Olivia si è intrufolata in una casa stregata, ma è rimasta intrappolata dentro. Ci sono 3 vie d'uscita, ma tutte nascondono trappole insidiose. Dietro la prima porta, il soffitto e il pavimento di vetro concentrerebbero la luce del sole fino ad arrostire chiunque entri. Dietro la seconda porta c'è una bambola animata e armata di coltelli. Dietro la terza porta c'è una stanza colma di un gas velenoso che scioglie la pelle. Come farà Olivia a scappare da lì? Le basterà uscire dalla prima porta. Fuori è notte, non c'è il sole e la via di fuga sarà sicura. L'ispettore Callum sta viaggiando in treno quando tra 2 uomini scoppia una lite. Uno dei 2, Hendrix, accusa l'altro, Brian, di aver tentato di rubare la sua valigia. Le loro valigie sono identiche e Brian cerca di discolparsi dicendo di averle scambiate per sbaglio. Callum chiede a entrambi di aprire le valigie. Secondo te è stato davvero uno sbaglio? La valigia di Hendrix è piena di vestiti e dispositivi elettronici e sembra pesante. Quella di Brian, invece, è quasi vuota. Dentro ci sono solo dei jeans e un libro, quindi è molto più leggera e per quanto le 2 valigie siano identiche, Brian si sarebbe sicuramente dovuto accorgere dell'errore, quindi ha davvero tentato un furto. Luna trova sua cugina Mia avvelenata in camera sua e chiama la polizia. L'ispettore Callum chiede a Luna di raccontargli l'accaduto. Lei dice di aver notato per caso la luce accesa nella stanza mentre passava davanti a casa sua. Affacciandosi alla finestra, ha visto la cugina a terra. Avendo la chiave di casa, Luna è entrata e ha chiamato la polizia. Dice di non aver toccato niente per non rischiare di inquinare le prove, ma Callum arresta subito Luna. Perché? Luna dice di aver visto Mia affacciandosi alla finestra, ma le tende sono chiuse. Se Luna non ha toccato niente e le tende erano chiuse, non avrebbe potuto vedere all'interno, quindi sta mentendo. La ricca signora Dell è in vacanza quando la sua villa viene svaligiata. La polizia arriva e l'ispettore Callum dirige le indagini. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso 3 persone e l'ispettore le interroga subito. Charlotte, la cugina della signora Dell, dice di aver visitato regolarmente la casa per ritirare la posta. Camilla, la domestica, afferma di essere entrata in casa 3 giorni prima per fare le pulizie. Sara, la giardiniera, dice di essere stata alla villa ogni mercoledì per tenere in ordine il giardino. Tutte e 3 negano di aver commesso il furto. L'ispettore arresta una sola persona. Chi? Camilla, la domestica, ha detto di aver fatto le pulizie di casa 3 giorni prima, ma non sembra proprio. Guarda quanta polvere e quante macchie. La casa non è stata pulita di recente, perciò lei ha mentito. Abigail è rimasta fino a tardi in ufficio per fare gli straordinari.
Si è però assentata per prendere un caffè. Mezz'ora dopo, al suo ritorno, scopre che qualcuno le ha rubato il portafogli. Chiama la polizia e l'ispettore Callum interroga gli altri presenti in ufficio. Noel, l'uomo delle pulizie, dice che in quel momento stava pulendo un altro piano e di non aver messo piede nell'ufficio di Abigail. Sonia, la contabile, dice che al momento del furto era al telefono con sua madre. Sean, il direttore, racconta di essere rimasto tutto il giorno nel suo ufficio, carico di lavoro. Chi è il colpevole? Nessuno. L'ispettore fa notare che Abigail era andata a prendere un caffè, quindi si era portata dietro il portafogli. Il suo consiglio? Meglio riposare un po' e dare un taglio agli straordinari. Elizabeth e sua figlia Ella sono in vacanza all'estero. Mentre stanno passeggiando per le vie della città straniera, Elizabeth nota che sua figlia è scomparsa. La donna chiama la polizia, che subito avvia le ricerche di Ella. Vengono interrogate tre persone sospette. Leila dice di non aver mai visto la ragazza. Madison racconta di aver visto Ella insieme a sua madre e nient'altro. Amelia dice di aver sentito qualcuno urlare, ma non ha visto di chi si trattava. Chi di loro verrà arrestata? Leila ha la borsetta di Ella con sé. Gideon ha una ragazza, una sorella e due cugine. Cerca di capire chi è la sorella di Gideon, sapendo che le due cugine dicono la verità, mentre la sorella e la fidanzata mentono. Chloe, Lily è la sua ragazza. Ruby, Chloe mente. Skylar, Ruby mente. Lily, Skylar non è sua sorella. Se Chloe dice la verità, allora Lily mente, ma allora Skylar è sua sorella e anche lei mente. Quindi Ruby dice la verità, ma questo vorrebbe dire che anche Chloe mente. Dunque, Chloe mente di sicuro, quindi Ruby dice la verità e Skylar dice bugie. Perciò Lily dice la verità. Le due bugiarde, Chloe e Skylar, sono la fidanzata e la sorella di Gideon. Lily dice che Skylar non è sua sorella, quindi è la sua ragazza. Soluzione: Chloe è sua sorella. Scarlett si è appena trasferita nel suo nuovo appartamento. Una sera, mentre sta leggendo, la ragazza sente bussare alla porta. Quando apre, si trova davanti un uomo, a quanto pare molto confuso, che dice: «Oh, scusami, mi sono trasferito oggi, pensavo fosse il mio appartamento. Ti chiedo scusa ancora, buonanotte». E se ne va. Scarlett, però, non crede a una sola parola e denuncia subito l'uomo alla polizia. Perché? Perché l'uomo ha bussato. Se avesse davvero sbagliato appartamento, avrebbe cercato di aprire la porta con la sua chiave. Nora vive da sola in periferia. Un giorno chiama la polizia e denuncia un furto nella sua casa. Il ladro, dice, ha rubato tutti i suoi risparmi, che lei aveva nascosto in un paio di calzini nel suo guardaroba. L'ispettore Callum arriva sul posto, dà un'occhiata alla stanza e chiude il caso all'istante, accusando Nora di aver mentito. Da cosa lo ha capito? La stanza è in ordine. Se ci fosse stato un ladro, avrebbe messo a soqquadro tutta la camera alla ricerca dei soldi. La persona che ha sottratto i soldi avrebbe dovuto sapere dove cercare, il che non sembra verosimile. La signora Ledger è un'insegnante. Un giorno sorprende i suoi alunni, interrogandoli uno alla volta in un ordine preciso. Se gli studenti capiranno in che ordine li sta chiamando, riusciranno anche a prepararsi in tempo per rispondere. Le prime tre persone interrogate dalla prof sono Atlas, Eleanor e Gracelyn. In classe ci sono anche Zoe, Luca, Sienna e Victoria. Secondo te, in che ordine verranno interrogati?
La prof sta andando in ordine alfabetico. Il prossimo sarà quindi Luca, seguito da Sienna, poi Victoria e infine Zoe. Altro giorno, altra interrogazione a sorpresa. Ancora una volta la prof ne ha inventata una delle sue. Stavolta chiama prima Zoe, Luca e Atlas. In che ordine verranno interrogati gli altri? Stavolta la prof Ledger ha cominciato dai nomi più brevi. Zoe, 3 lettere, Luca, 4 e Atlas, 5. Seguiranno quindi in ordine Sienna, con 6 lettere nel nome, poi Eleanor, con 7 lettere, Victoria, con 8 e Gracelyn, con 9. Ellie è rimasta intrappolata in una segreta e non ricorda cosa le sia accaduto. Guardandosi intorno, nota una porta, forse una via d'uscita dalla prigione. Ma la porta ha un codice che lei non conosce. Per sua fortuna, però, c'è un indizio. Ellie ha una sola possibilità. Se sbaglia a inserire il codice, la porta non si aprirà mai più. Sai come aiutarla a scegliere il codice giusto? Guarda attentamente. Alcuni numeri sembrano sbiaditi. Significa che quelle cifre sono state premute più spesso. Sono l'1, il 2 e il 6. L'unico codice possibile che contenga tutte queste cifre è l'ultimo, 2611. Aurora è tornata a casa dopo una lunga giornata e decide di ristorarsi con un bel gelato alla menta. Ma quando apre il freezer, orrore! Il gelato non c'è più. Aurora convoca i suoi 3 fratelli, convinta che gliel'abbiano rubato loro, ma tutti negano. Dawn dice: «Sono a dieta e già da una settimana non tocco gelati o altri dolci». Everett dice: «Avevo le mie patatine, non avevo nessuna voglia del tuo gelato». Phoenix invece dice: «Tanto per cominciare non mi piace il gelato alla menta. Inoltre sono stato in camera mia tutto il giorno, sono sceso solo ora». Chi ha rubato il gelato? È stato Phoenix. Aurora non aveva mai menzionato il gusto del gelato. Peccato. Vicky ha tanti fratelli quante sorelle, ma ogni fratello singolarmente ha un numero di sorelle doppio rispetto a quello dei fratelli. Quanti fratelli e sorelle ci sono nella famiglia di Vicky? La risposta corretta è 4 sorelle e 3 fratelli. La chiave per risolvere questo problema è ridurlo ai minimi termini. Basta contare le sorelle e i fratelli in totale e poi uno alla volta in base alla parentela. Vicky è un'insegnante di musica. Un giorno si reca a casa di uno studente per una lezione privata. La porta è aperta. Vicky decide di entrare. Il suo studente, il signor Green, è sdraiato sul divano con i sintomi di una brutta influenza. Data la sua debolezza, Vicky chiama i 3 migliori medici della città. Dato che il signor Green era molto ricco e influente, in molti volevano sbarazzarsi di lui. Ecco perché le sue guardie del corpo hanno dovuto perquisire i medici prima di iniziare qualsiasi trattamento. Nel farlo, hanno scoperto che uno dei dottori era un malintenzionato. Puoi dire quale? Questo. Perché dovrebbe avere bisogno di un'ascia? Il signor Green è guarito ed è tornato ai suoi affari. Dirige una piccola azienda che produce esclusivi anelli con diamanti. Un venerdì, alla fine della settimana lavorativa, riceve una chiamata dalla sua banca che lo informa di un furto avvenuto sul suo conto. Il signor Green è al verde. I sospetti cadono sui suoi dipendenti. Li prende da una parte uno ad uno e li interroga sulla loro giornata. Helen, la gioielliera, gli spiega che realizza sempre 2 anelli al giorno e gli mostra gli anelli realizzati durante la settimana lavorativa. Jesse, il direttore delle vendite, racconta di aver incontrato diversi clienti. Amber, la donna delle pulizie, spiega di aver pulito gli uffici come di routine, non notando nulla di sospetto. Chi sta mentendo?
Helen. Ogni settimana ha 5 giorni lavorativi. Ha detto che ha fatto 2 anelli al giorno, ma ne ha mostrati solo 8. Significa che ha perso un giorno di lavoro. Vicky sta camminando in un centro commerciale. Improvvisamente sente delle urla. Guarda fuori dalla finestra e vede 2 donne in grossi guai. Puoi dire chi ha maggiori probabilità di sopravvivere? Guarda la mano di questa donna. È fatta di metallo. È un robot, quindi è più probabile che sopravviva a questa avventura. Una mattina, Vicky sta camminando nel parco e nota un avviso di un gatto scomparso. Puoi aiutarla a trovare il gatto in questa zona? Si nasconde nella borsa di questa vecchia signora. Vicky spiega alla vecchia signora che il gatto è stato smarrito dal proprietario, ma la vecchia signora si rifiuta di dar via il gatto così facilmente. Prima di tutto, Vicky deve risolvere un suo indovinello. Posso fischiare, posso ululare, posso urlare e so sussurrare, ma non parlo. Cosa sono? Puoi aiutare Vicky? La risposta corretta è il vento. Dopo aver preso il gatto, Vicky si dirige a casa del suo proprietario. Per farlo, deve attraversare questo bellissimo parco. C'è però qualcosa che non va. Sai dire cosa? Questa panchina non ha le gambe. Sta letteralmente fluttuando nell'aria. Vicky riesce a rintracciare Diana, la proprietaria del gatto. La ragazza è estremamente contenta di riavere il suo animale e, per sdebitarsi, invita Vicky a cena. Vicky accetta volentieri. Era stata una giornata impegnativa ed era molto affamata. Diana porta in tavola questi 4 piatti con vari cibi. Solo uno, però, è sicuro da mangiare. Puoi dire quale? La torta al cocco è cosparsa di alcune unghie umane. Se guardi da vicino questa zuppa di pomodoro, noterai alcuni chiodi di metallo. Qualcosa si muove dentro questo hamburger, quindi la pasta è l'unico piatto commestibile. Dopo cena, Diana confessa a Vicky di essere una vera strega. Vicky però non crede in alcun tipo di magia. Per convincerla, Diana le propone un patto: risolvere un indovinello in cambio della realizzazione di un grosso desiderio. Ecco il quesito. Sono bellissimo su nel cielo. Sono magico, ma non posso volare. Per alcuni porto fortuna, per altri ricchezza. Cosa sono? Sei in grado di aiutare Vicky? La risposta corretta è arcobaleno. Vicky ha sempre voluto diventare una cantante famosa. Grazie a Diana riceve un invito per un concorso di canto. Vicky canta magnificamente e conquista il primo posto. Dopo l'esibizione, nel backstage, beve un bicchiere d'acqua che la fa stare male. Il direttore del concorso ritiene che qualcuno l'abbia avvelenata. La polizia interroga 3 sospetti e perquisisce le loro borse. Lily racconta di essersi rifugiata nel suo camerino per piangere. Il concorso era troppo importante per lei. Jessica ribatte: «Chi pensi che io sia? I cantanti dovrebbero difendersi a vicenda». Mentre Rose conferma di aver portato Lily a fare 2 passi fuori dalla sala per concerti, per calmarla e farla smettere di piangere. Chi ha avvelenato Vicky? Lily ha detto di essersi rifugiata nel camerino, mentre Rose ha detto che erano state all'aperto. Pertanto, una o 2 di loro sono bugiarde. Ma solo Rose porta il dentifricio e non lo spazzolino nella sua borsa. Un comportamento abbastanza sospetto.
Quando finalmente Vicky si riprende, controlla la sua mail e nota 3 messaggi di diversi produttori musicali. Tom le offre un tour in Europa. Ryan le chiede di lavorare al suo primo album nella sua casa discografica a New York, mentre Joanna ha inviato l'invito a partecipare a uno show televisivo. Solo una di queste offerte è reale. Puoi aiutare Vicky a fare la scelta giusta? Il messaggio di Joanna è spam. Non menziona il nome di Vicky da nessuna parte. Il testo inoltre include un link sospetto. Ryan ha inviato a Vicky una foto della sua casa discografica. Nella foto, il panorama che si vede fuori dalla finestra comprende delle palme e una foresta tropicale. Chiaramente non è a New York, quindi Vicky dovrebbe scegliere Tom. Vicky sta tornando a casa da una sessione di prove e si imbatte in un portale magico. Improvvisamente sviene e si risveglia in una foresta incantata. Una strega malvagia spunta dal nulla e chiede a Vicky di scegliere. Se risolvi il mio indovinello ti lascerò andare, altrimenti ti perderai per sempre in questa foresta. Ecco l'indovinello. Posso essere girato e rotto, ma non mi muovo mai. Posso essere chiuso e aperto e a volte rimosso. Puoi sigillarmi con le tue mani? Cosa sono? Purtroppo Vicky non è riuscita a risolvere questo indovinello. E tu? La risposta corretta è accordo. La strega cattiva lascia Vicky da sola nella foresta. Vicky si guarda intorno e nota 3 sentieri che portano al villaggio più vicino. Il primo sentiero passa attraverso un branco di lupi affamati. Nel secondo l'aspettano delle piante mutanti giganti in grado di mangiare tutti i mammiferi, compresi gli esseri umani. Il terzo sentiero è coperto da un mucchio di insetti e vermi. Da che parte dovrebbe andare Vicky? Anche se gli insetti sono disgustosi, sono i meno dannosi per gli esseri umani, quindi Vicky dovrebbe scegliere questa strada. Vicky sente i morsi della fame e decide di trovare del cibo nel villaggio. Quando si avvicina, si accorge che i cancelli sono chiusi. Puoi aiutarla ad indovinare il codice giusto? Guarda lo schermo. Richiede un codice di 4 cifre. Qualcuno ha decorato i cancelli con questo simbolo. È un indizio. Se dividiamo questo simbolo in 4 parti, vedremo che è composto da 4-2. Quindi Vicky dovrebbe digitare 2-2-2-2 ed entrare. Non appena è entrata nel villaggio, un folletto arrabbiato la ferma e le dice: «Non così in fretta, signore! Prima devi risolvere un indovinello! Cosa devi fare quando vedi un uomo verde?» Vicky ha risolto subito questo indovinello. E tu? Devi attraversare la strada. Vicky l'ha risolto così facilmente perché è in piedi accanto a un semaforo. Vicky scopre che questo non è un normale villaggio come tanti altri. Questo posto è abitato da diverse creature magiche. Vicky entra in un ristorante locale e chiede del cibo, ma il proprietario, il lupo mannaro Fred, le dice: «Se vuoi mangiare, devi lavorare». Ora il compito di Vicky è quello di controllare le carte d'identità degli ospiti. Non deve far entrare persone sospette o minori di 21 anni. Dà un'occhiata a queste 3 carte d'identità e cerca di capire chi non deve entrare nel club. Il primo, vampiro, ha già 21 anni e non c'è niente di sospetto nella sua carta d'identità. Vicky dovrebbe farlo entrare. Anche questa signora Lupo Mannaro sembra a posto. La carta d'identità di questo elfo dice che è nato il 31 settembre, ma tale data non esiste. Pertanto, Vicky non dovrebbe far entrare l'elfo. Dopo il lavoro, Vicky va al supermercato locale per comprare del cibo. Vede 2 giovani donne attraenti che mangiano cibo di strada. Puoi dire quale delle 2 non è umana?
dà un'occhiata più da vicino a questo gelato. Carne cruda. Questa signora è sicuramente un lupo mannaro. A Vicky piace questo villaggio e decide di stabilirsi qui. Incontra l'amore della sua vita e 2 anni dopo si fidanzano ufficialmente. Oggi è il giorno del loro matrimonio. Riesci a indovinare chi è suo marito? È il terzo ragazzo, quello che indossa una cravatta, il che significa che ha partecipato al matrimonio. Inoltre, porta anche un anello. Lucy e le sue migliori amiche, Lily, Joy e Rhonda, stanno facendo un pigiama party. Decidono di guardare un film in salotto. Lucy va in cucina a prendere degli snack. Al suo ritorno vede Lily stesa sul pavimento, priva di sensi. Rhonda le spiega che era al telefono con il suo ragazzo quando all'improvviso Joy ha colpito Lily con un cuscino, dopodiché Lily è caduta a terra, ma non sa spiegare il motivo del gesto. Joy le risponde che invece è Rhonda a mentire. È stata lei a colpire violentemente con un cuscino Lily. Chi sta mentendo? Entrambe, non ci sono cuscini in questa stanza. Dopo il film, le ragazze decidono di giocare con una tavola Ouija. Evocano il fantasma di un famoso cantante. Improvvisamente il puntatore sulla lavagna inizia a muoversi da solo componendo questa scritta: Da Weird Dog 3 Teyeyab. Puoi aiutare Lucy e le sue amiche a decodificare questo messaggio? Dice: avete 3 giorni di vita. Le ragazze profondamente spaventate interrompono la sessione. Lily prova a risollevare l'atmosfera proponendo di scattare delle foto. Molte sono carine, ma quando scorrono tutta la galleria si spaventano ancora di più. Perché? Tutte le amiche sono in questa foto, quindi chi è stato a scattarla? La serata è stata lunga. Lucy propone alle amiche di andare a dormire, ma non appena entrano nella stanza, corrono fuori urlando. Perché? Guarda lo specchio, riflette un'ombra inquietante che le saluta. Alla fine, Lucy decide di lasciare alle amiche la camera da letto dei suoi genitori. Lei decide di sistemarsi nel divano del soggiorno. A farle compagnia c'era la TV accesa. Nel mezzo della notte sente dei rumori dalla camera da letto e corre a controllare le sue amiche. Tutte sembrano dormire. Riesce a indovinare chi è uscita dalla stanza? Lily ha delle foglie nei capelli. Il giorno dopo, Lucy, Rhonda e Lily si incontrano in classe. Sono molto preoccupate. Perché? Questo è il banco di Joy, è vuoto. Non è venuta a scuola e non ha avvisato nessuno. Guarda, Lucy sta portando una tazza di caffè con il nome di Joy. Joy non è a lezione e non risponde alle chiamate delle sue amiche. Lucy, Rhonda e Lily decidono di andare a trovarla. La trovano a letto, sotto una coperta. Le 3 amiche sono bloccate dalla paura. Perché? Joy ha coperto la finestra con una tenda oscurante. La forma delle sue orecchie e dei suoi denti è cambiata. Si sta trasformando in un vampiro. Lily decide di rimanere a prendersi cura di Joy. Nel frattempo, Rhonda propone a Lucy di andare a trovare sua zia Vera. La donna gestisce un negozio di magia e vende diverse pozioni. Le ragazze raccontano a Vera quello che è successo a Joy. Senza esitare, prende 3 ingredienti e inizia a preparare una bevanda curativa. Ecco il primo. Con me vai quando vedi il rosso e fermati al verde. Riesci a indovinare l'ingrediente? È l'anguria.
Per ottenere il secondo ingrediente, Vera porta Ronda e Lucy nel suo giardino di ciliegie. Ronda raccoglie 8 ciliegie, Lucy 13 e Vera 14. Quante mele hanno raccolto insieme? Zero. Le mele non crescono sui ciliegi. La mandragola cresce vicino alla casa più spettrale della città. Vera chiede alle ragazze di trovarla e portarla al suo negozio. Mentre Ronda cerca nel giardino, Lucy decide di dare un'occhiata più da vicino alla casa. Nota un cartello con uno strano nome. Rupklaika Tvliaeni. Si avvicina all'enorme porta e la apre silenziosamente. Una volta dentro, sente la porta chiudersi alle sue spalle. Un numero incalcolabile di pipistrelli vampiri puntano nella sua direzione. Lucy comincia a tirare la porta come una pazza. Improvvisamente vede una scritta. Cambia l'ordine delle lettere in Rupklaika Tvliaeni. Urlando la risposta, riesce ad aprire la porta. Cosa ha detto la ragazza? Il vero nome di quel posto è Villa Raccapricciante. Ronda trova 3 tuberi nel giardino, ma solo uno è la mandragola. Riesce a capire quale tubero Ronda dovrebbe scegliere? Anche se non hai mai visto una mandragola, sei in grado di eliminare le altre. Questa è sicuramente una carota e questa è una barbabietola, quindi la rimanente deve essere la mandragola. Lucy e Ronda si preparano a lasciare questa casa spettrale. Inavvertitamente calpestano una trappola nascosta nell'erba e cadono in un pozzo profondo. Sul fondo trovano 3 tunnel, solo uno le porta verso la libertà. Un drago sputafuoco li aspetta nel primo tunnel. È molto arrabbiato e non gli piacciono le persone. Nel secondo tunnel c'è un portale che le farebbe cadere in un buco nero. Nel terzo tunnel c'è una distesa di enormi cactus. Il veleno al loro interno può essere letale per l'uomo. Quale tunnel dovrebbero scegliere Lucy e Ronda? Il terzo. Guarda, questi cactus non hanno spine. Nessuno costringerà le ragazze a bere succo di cactus. Vera prepara la pozione per Joy. Lucy e Ronda la portano a casa della ragazza, ma si trovano davanti una stanza vuota. I genitori di Joy spiegano che Lily e Joy sono andate via insieme. Quando sono uscite, si comportavano entrambe in modo molto strano. Ronda disse: «Oh no, si sono trasformate in vampiri! Dobbiamo trovarle prima che sia troppo tardi!» «Puoi aiutarle a trovare qualche indizio nella stanza di Joy?» Guarda il suo portatile. Sembra che abbiano comprato dei biglietti del treno per andare a Las Vegas a trovare la nonna di Joy. Lucy e Ronda salgono sul treno. Oltre a loro, nel vagone sono presenti altri 4 passeggeri. Uno di questi non ha il biglietto. Riesci a capire chi è? Questa donna è l'unica che sta nascondendo la testa dietro il poggiatesta del suo sedile in modo che la telecamera non la veda. Quando il treno entra in un tunnel, le luci del vagone si spengono improvvisamente, causando un momentaneo panico. Quando si riaccendono, uno dei passeggeri grida in cerca di aiuto. Qualcuno le ha rubato la borsa. Lucy capisce subito chi è stato. Tu hai qualche idea? Questo tizio. C'è del trucco sotto il suo sedile e il finestrino è aperto. Ha messo il contenuto della borsa nel suo zaino e poi ha gettato la borsa fuori dal finestrino. Ronda e Lucy arrivano a Las Vegas e si dirigono verso la casa. Nonostante le indicazioni precise, continuano a sbagliare indirizzo. Nella prima casa incontrano questa anziana signora, mentre nella seconda questa donna. Riesce a capire quale delle due sia più pericolosa? La seconda sta tramando qualcosa, mentre la prima si sta solo preparando per una festa di Halloween.
Finalmente Lucy e Rhonda trovano la casa giusta. La porta è aperta. Quando entrano, vedono la nonna di Joy svenuta sul pavimento. Sul collo notano il morso di un vampiro. Improvvisamente dal nulla spuntano Joy e Lily. Hanno le facce pallide, i denti aguzzi e le orecchie a punta. Si avvicinano sempre di più, pronte a mordere le loro amiche. Improvvisamente Rhonda inizia a ridere ed esclama: «Piantatela con gli scherzi! Vi ho scoperto!» Come faceva a saperlo? Joy viene riflessa nello specchio e Lily proietta un'ombra. Non sono dei veri vampiri, si tratta solo di un trucco per Halloween. Joy va a farsi una doccia per rimuovere il suo trucco da vampiro. Qualcuno ha versato della vernice nel soffione della doccia e l'acqua è diventata verde. Joy chiede spiegazioni alle sue tre amiche. Lucy le dice di aver fatto il bucato ed essersi messa a cucinare della marmellata di kiwi. Si allontana perché la marmellata è ancora sul fuoco e potrebbe bruciare. Lily le racconta di essersi fatta la doccia e lavata i capelli poco prima del suo ingresso in bagno. Rimane peraltro sorpresa dall'aspetto di Joy. Rhonda invece le spiega di essersi fermata a studiare per il test di geometria. Le chiede anche di non fare troppo rumore. Chi ha fatto lo scherzo a Joy? Lily ha detto di essersi appena lavati i capelli, ma sono asciutti e intrecciati. Inoltre indossa un vestito sotto l'accappatoio, un abbigliamento piuttosto sospetto. Rhonda decide di fare uno scherzo a Lily. Prende un palloncino e un bicchiere di carta per cupcake. Riempie il palloncino con l'acqua e lo mette nel bicchiere di carta. Poi aggiunge della crema da barba in cima e decora il tutto con degli zuccherini. Ecco un perfetto cupcake finto. Rhonda si sente molto orgogliosa di se stessa. Quando le altre ragazze stanno per entrare in cucina, Rhonda lascia il suo cupcake sul piatto insieme ai veri cupcake e si nasconde sotto il tavolo. Lily, Lucy e Joy entrano in cucina, vedono i cupcake e decidono di mangiarli. Sai dire chi ha preso il cupcake finto? Joy, la crema vera si è già sciolta, mentre la crema da barba sembra ancora perfetta. Joy, Rhonda, Lily e Lucy escono per festeggiare Halloween. Bussano alla porta del vicino. Quando Mike apre la porta, le ragazze gridano «Dolcetto o scherzetto?». Mike risponde «Vi darò diamanti invece di dolci se risolvete il mio indovinello». «Mi troverete sempre nel passato. Posso essere creato nel presente, ma il futuro non potrà mai influenzarmi. Cosa sono?». Tutte le ragazze hanno ricevuto un bel diamante. Che risposta hanno dato? La risposta corretta è storia. Le ragazze si dirigono alla festa locale di Halloween. La padrona di casa però fa entrare solo le persone che conoscono la parola d'ordine. Nessuna delle ragazze la conosce. Dato che alla donna piacciono i loro costumi, decide di dare un indizio. Mangio le vongole, vivo nell'oceano, mi muovo lentamente, ho 5 braccia. Cosa sono? In men che non si dica, Joy, Rhonda, Lily e Lucy sono dentro. Allora, qual è la parola d'ordine? Una stella marina. Betty è una famosa artista. Il suo blog ha più di 1 milione di follower. Recentemente ha assunto un agente per vendere le sue opere. Per farlo, questa persona ha creato un negozio online con i dipinti di Betty. Un giorno Betty si sveglia e vede che ha perso la maggior parte dei suoi follower. Riesce a capire cosa è successo? Dai un'occhiata ai dipinti di Betty. È stato Van Gogh a dipingere la notte stellata, non lei. La gente ha cercato di vendere dei falsi dal suo negozio online. Il giorno dopo Betty va al suo bar preferito. Dopo aver ordinato va alla toilette per lavarsi le mani. In bagno trova una bellissima collana antica. Subito 3 persone le si avvicinano per reclamare il gioiello. Helen dice «Apparteneva a mia nonna, gli smeraldi si abbinano ai nostri occhi verdi, restituiscimela». Fiona, la mia collana aveva una chiusura difettosa, deve essersi rotta mentre mi pettinavo. Giulia, ehi, è mia! Ho perso questa collana nel bagno delle donne! A chi dovrebbe dare la collana Betty?
Helen ha menzionato degli smeraldi, ma le pietre sono rosse, non verdi. Giulia è sicura di aver perso la collana in bagno, quindi perché non è andata a prenderla lei stessa? Fiona è l'unica a sapere della chiusura difettosa. È lei la vera proprietaria. Betty ritorna al suo tavolo. Nota che qualcuno ha dato un morso al suo bagel. Scioccata, interroga gli altri clienti. Derek le risponde: «Signora, sono un miliardario, non ho bisogno di rubare il cibo degli altri». Zack invece: «Sono celiaco, non mangio dolci». Sheila replica: «Ho visto uno strano ragazzo, sembrava affamato, chiedeva l'elemosina qui fuori, deve essere stato lui a mordere il bagel. Chi sta mentendo?» Zack, se non mangia dolci, perché ha ordinato i pancake? Fiona voleva ringraziare Betty per la collana, così decide di offrirle il pranzo. Le due ragazze si siedono e iniziano a parlare. Betty chiede a Fiona del suo lavoro. Invece di rispondere, Fiona le mostra una specie di albero genealogico. Puoi aiutare, Betty? Fiona è una strega, suo fratello è un poliziotto, il loro padre è medico e la loro madre gioca a football. Betty è incredula. Chiede a Fiona di insegnarle qualche trucco magico. Fiona però non è convinta. Decide di mettere alla prova la sua potenziale studentessa e propone a Betty di risolvere questa equazione. Puoi aiutarla? Molte persone non riescono a risolvere questa equazione perché non prestano attenzione ai dettagli. In questo quesito ogni emoji, la strega, la bacchetta e la scopa simboleggiano valori diversi. Prima di calcolare l'equazione, scopriamo il valore delle singole immagini. Per prima cosa calcoliamo il valore di una strega. 15. Ora calcoliamo il valore di una bacchetta. È 7. Ora facciamo la stessa cosa con le scope. La situazione si complica perché ci sono 4 scope in questa equazione. Quindi, se 4 scope valgono 12, allora una scopa equivale a 3. Ora diamo un'occhiata all'ultima riga. La strega non porta nessuna scopa o bacchetta, pertanto il valore di una strega a mani vuote è 5. Adesso siamo pronti a risolvere l'equazione. La risposta corretta è 73. Ottimo lavoro! Betty ha dato la risposta giusta e Fiona l'ha portata a casa. C'è un bellissimo labirinto nel terreno di Fiona. Con i suoi poteri ha teletrasportato Betty al centro del labirinto e le ha dato una mappa. Betty deve trovare un gatto nero, altrimenti rimarrà intrappolata per sempre. Puoi aiutarla? Ecco il percorso. Betty vuole tornare da Fiona il più presto possibile. Improvvisamente uno zombie inquietante inizia a seguirla. Sembra affamato. Nella sua fuga Betty nota 3 sentieri. Il primo sentiero è coperto da acido velenoso, il secondo da insetti e vermi, mentre il terzo da rovi con spine. Quale strada dovrebbe scegliere Betty? La seconda strada. Gli insetti e i vermi sono disgustosi, ma sono innocui. Fiona chiede a Betty di servire la cena per una festa di streghe nel suo castello. Riesci a dire quante streghe parteciperanno? Ci sono 13 streghe in questa foto. Questa non è una strega, è uno spaventapasseri. Betty deve recarsi al negozio più vicino per comprare alcuni ingredienti per la cena. Inizia a scriverli: latte, succo di limone, uova, burro, arance, bicarbonato, anacardi e aceto. Cosa stava preparando Betty? Hai indovinato? Betty stava preparando una lista della spesa. Betty serve alle streghe il primo piatto. Riesci a indovinare di cosa si tratta?
La risposta corretta è anelli di cipolla. Che ne dici di questa portata? Popcorn! Ecco la prossima! È un frullato alla fragola. Fiona chiede a Betty di portarle dei fiori secchi per una pozione d'amore. Fiona conserva tutti gli ingredienti nel suo magazzino, ma non appena Betty entra nel magazzino, la porta si chiude alle sue spalle. Betty cerca una via alternativa, ma si imbatte solo in vecchi mobili e in uno specchio antico. Improvvisamente nota tre porte. Dietro ciascuna porta c'è un mostro pericoloso. Il primo può trasformare qualsiasi essere vivente in pietra. Il secondo è molto arrabbiato e forte. Il terzo ha denti velenosi. Quale porta dovrebbe scegliere Betty? Dovrebbe aprire la prima porta e mostrare lo specchio al mostro, in modo che si trasformi in pietra e successivamente fuggire da quella porta. Betty prende il telefono e corre nella foresta. È piuttosto buia e inquietante e inavvertitamente calpesta un nido di vespe scatenando la loro reazione. Cosa dovrebbe fare? Agitare le braccia per spaventare le vespe? Scappare via più veloce che può? O andarsene lentamente? La scelta più sicura è camminare lentamente, agitare le mani e correre è pericoloso, le vespe la pungerebbero ancora di più. Betty riesce a tornare alla festa, quando però vede la folla di streghe vicino al fuoco si spaventa e scappa, perché? Questa signora vicino al fuoco è un fantasma, vedi? Non ha piedi e levita nel vuoto. Betty decide di nascondersi nel castello. Vuole chiamare la polizia ma non trova il telefono. Chiede quindi a tre streghe. Georgina risponde: «Come ti permetti? Io uso la telepatia, i telefoni e gli altri gadget elettronici sono per gli inferiori». Lillian ribatte: «Ero all'aperto a cantare con altre streghe, non ho visto o sentito nulla di strano». Nina invece: «Non ho bisogno di rubare, tesoro, posso far apparire del denaro in qualsiasi momento. Chi sta mentendo?» Georgina guarda le sue orecchie, indossa degli auricolari, ma ha detto che non usa nessun gadget elettronico. Fiona va su tutte le furie quando scopre che Betty ha interrogato le sue amiche più care. Betty prova a scusarsi. Fiona decide di farla rimanere, ma dovrà rispondere a tre domande. Ecco la prima. Sono qui da un milione di anni, ma non ho mai più di un mese. Cosa sono? Ha indovinato, la risposta corretta è la luna. Ecco la seconda domanda di Fiona. Costruisco castelli e abbatto montagne, rendo alcune persone cieche, ma aiuto altre a vedere. Cosa sono? La risposta corretta è la sabbia. La terza domanda è: posso essere lunga o corta, posso essere comprata o tagliata, posso essere colorata oppure no, posso essere quadrata o tonda come un oblò. Cosa sono? La risposta giusta è un'unghia. La festa continua. Fiona si reca al piano di sopra per cambiarsi. Dopo 5 minuti Betty sente un urlo dalla camera di Fiona. Sale e la trova svenuta sul pavimento. Betty prende da parte quattro sospettate e rivolge loro una sola domanda. Cosa avete fatto negli ultimi 5 minuti? Jenny stava arrostendo marshmallow sul fuoco.
Gemma dice di aver passato gli ultimi 30 minuti in piscina. Sara dice di aver cercato la sua rana in tutto il giardino, ma senza riuscire a trovarla. Nancy invece stava volando sulla sua scopa intorno alla casa, filmando la festa con il telefono. Chi sta mentendo? Sara, la sua rana, è tranquilla nella sua tasca. Improvvisamente qualcuno spegne le luci. Betty si risveglia in una prigione. Trova questo indizio sul pavimento. Sul foglio c'è scritto: risolvi questo codice e sarai libera. Sei in grado di aiutare Betty? Ecco la risposta. Betty sta correndo nel seminterrato di Fiona quando nota altri due prigionieri. Capisce che uno di loro sta progettando una fuga. Chi? Il primo prigioniero. C'è un buco dietro la toilette che evidentemente ha iniziato a scavare tempo prima. Betty riesce a uscire dal castello di Fiona e scappa nella foresta. Cosa ha di strano questa foresta? Guarda gli alberi, tutti proiettano delle ombre, ma l'ombra della grande quercia è nella direzione sbagliata. Come ogni mattina, Daphne entra nel suo bar preferito per prendere un caffè e un cornetto per colazione. Esce dal bar dopo aver pagato, ma torna dopo qualche minuto con un'aria ansiosa, perché ha dimenticato il portafogli. Nonostante lo cerchi ovunque, non riesce a trovarlo. Decide di denunciare l'incidente alla polizia. Nessuno aveva lasciato il negozio, quindi il ladro era ancora lì dentro. La gente inizia ad interrogare tutti i presenti. Jenny, la cassiera, conosce molto bene Daphne. È una cliente abituale e non si permetterebbe mai di rubarle il portafogli. Ma comunque non l'ha notato in giro dopo che Daphne ha pagato. Andrea è un turista, è il suo primo giorno in città. Ha scelto quel bar perché vuole provare i loro famosi muffin. Anche lui sostiene di non aver visto il portafogli. Era impegnato a scegliere il muffin. Harry invece è un commesso del negozio. Era al bar per prendere un caffè. Non ha notato nulla perché stava versando del latte nel suo caffè. Allora, chi pensi che abbia rubato il portafogli? È stato Harry, il commesso del negozio, o dovrei dire Harold. Vedi la sua targhetta? Ha mentito sul suo nome quando ha ordinato la bevanda. Inoltre, anche se ha detto che stava versando del latte nel suo caffè, come puoi vedere, non ce n'è. Jessica è un'aspirante attrice. Oggi ha un'importante audizione per un musical. Esce di casa presto la mattina per arrivare in tempo. Ha però dimenticato di portare con sé gli spartiti, così è costretta a tornare indietro in macchina. Tornata a casa, nota la sua coinquilina sdraiata sul pavimento, priva di sensi. In piedi accanto a lei c'è un'infermiera. Le spiega che la sua coinquilina è stata avvelenata. Per fortuna aveva avuto abbastanza tempo per chiamare un'ambulanza prima di svenire. Jessica intuisce che qualcosa non quadra, ringrazia l'infermiera per aver aiutato la sua amica e le chiede se ha bisogno di un bicchiere d'acqua o di altro. Jessica si precipita in cucina e chiama la polizia. «C'è una finta infermiera in casa mia. Ha avvelenato la mia coinquilina e ha cercato di derubarla». Come ha fatto Jessica a capirlo? Quando è arrivata a casa non ha visto nessuna ambulanza nel vialetto o in strada. Normalmente i paramedici non usano Uber o i taxi. Inoltre è possibile notare che dalla borsa da paramedico semiaperta che l'infermiera ha in mano fuoriescono dei gioielli. Anna e Catherine sono entrambe influencer. Osserva bene le ultime foto che hanno postato. Quale delle due ragazze pensi sia più ricca? Catherine è più ricca, ovviamente, basta guardare il numero di like sulla sua foto. Ha 27.907 like. Anna, d'altra parte, ha 9.837 like, il che significa che Catherine ha molti più followers e guadagna milioni. Annie ha comprato regali per tutti, tranne che per suo padre.
Sapeva cosa desiderassero tutti, ma suo padre, una persona molto riservata, non aveva lasciato intendere nulla. Inoltre non era molto bravo con la tecnologia e non comprava mai niente online. Quindi non avrebbe trovato articoli nel suo carrello online. Aveva però un piccolo quaderno dove faceva delle liste e Annie era sicura che avrebbe potuto trovarci una lista dei desideri. Così un giorno decide di cercare questo quaderno nell'ufficio di suo padre, ma non ha fortuna. La scrivania ha un cassetto chiuso a chiave. Cerca la chiave in giro per la stanza, ma non riesce a trovarla da nessuna parte. È in quel momento che due diversi post-it, attaccati a due diversi libri nella libreria, attirano la sua attenzione. Il primo biglietto è attaccato a un libro di psicologia e riporta P548-7A. Il secondo biglietto è attaccato a un romanzo poliziesco e dice P213-20A. Annie capisce immediatamente il significato delle note. Riesci a capire cosa dovrebbe fare? Deve aprire la pagina 548 del libro e trovare la settima parola in quella pagina. Poi deve aprire la pagina 213 del secondo libro e trovare la ventesima parola. Le parole che trova sono sotto e scrivania. La ragazza guarda subito lì e ci trova la chiave del cassetto attaccata con il nastro adesivo. Dopo aver finito il suo turno al lavoro, James torna a piedi al suo appartamento. È notte fonda e qualcuno lo colpisce alla testa e lo porta via. Al suo risveglio si trova in una piccola stanza. Prova a scappare, ma la porta è chiusa con un lucchetto. In preda al panico cerca la chiave, ma invano. La stanza ha solo una finestra con delle strane sbarre di metallo. Improvvisamente nota qualcosa che lo aiuta a trovare la chiave. Cosa? Una delle barre di metallo è diversa dalle altre. Quella è la chiave. Giselle ha deciso di campeggiare nella foresta durante una notte di luna piena. Dopo mezzanotte, mentre arrostiva dei marshmallow vicino al fuoco, sente un forte ululato. Il lupo mannaro che vive nella foresta trova la tenda di Giselle grazie all'odore di cibo. Per fortuna, Giselle riesce a scappare prima che il lupo mannaro arrivi alla tenda. Nascondendosi dietro a un albero, vede la creatura mangiare i suoi marshmallow e distruggere la tenda. Quando il lupo mannaro si ritira prima dell'alba, la ragazza torna alla tenda, trovando un disastro. Non ci sono né più cibo, né acqua. Il suo cellulare ha esaurito la batteria e non può avvisare nessuno. Decide di mettersi in marcia nella foresta, imbattendosi nella casa di una strega. Una volta dentro, vede la strega e un'altra donna. Giselle chiede alla strega di aiutarla a tornare a casa. La strega accetta, ma ha una condizione. Manderà Giselle a casa solo se indovinerà il nome di sua sorella. In caso contrario, la trasformerà in una rana. Giselle conosce la risposta. Ma come? Hai notato che la sorella della strega porta al collo la stessa collana del lupo mannaro? Beh, Giselle sì. E c'è un nome scritto sulla collana. Abigail. Zoe spiega all'addetto della sicurezza della palestra che la sua borsa da ginnastica è scomparsa. Alla fine della lezione di aerobica è andata in bagno e, mentre si sistemava i capelli, è stata spinta da dietro da uno sconosciuto. Non è riuscita a vedere la persona che aveva preso la sua borsa. La guardia di sicurezza però si è rifiutata di controllare il filmato della telecamera che si trovava fuori alla toilette. Ne ha fatto rapporto. Perché? Zoe ha detto che si stava sistemando i capelli, quindi deve essersi guardata allo specchio. Se qualcuno effettivamente si fosse avvicinato da dietro, avrebbe sicuramente visto il suo riflesso. Quindi Zoe probabilmente ha mentito per denunciare la palestra. Per fortuna, la guardia di sicurezza è furba. In una piccola città si sono verificate delle sparizioni. Diverse donne sembrano essersi volatilizzate nel nulla. James Darcy e la sua squadra di polizia la cercano da mesi, ma senza risultati. Un giorno, mentre faceva jogging, Sandra fa una strada diversa dal solito per tornare a casa. Passando davanti a una vecchia casa, sente delle urla provenire dalla cantina. Chiama subito James Darcy per denunciare il fatto. James e la sua squadra arrivano sul posto e fanno irruzione. All'interno trovano tre donne. Tutte dicono di essere state chiuse in cantina per mesi, ma James sa che una sta mentendo.
La prima donna si chiama Tammy e racconta di aver passato quasi 8 mesi nel seminterrato. La seconda si chiama Hannah ed è stata rinchiusa per quasi 5 mesi. La terza donna si chiama Allison ed è rimasta lì per circa 3 mesi. Sai dire chi sta mentendo? Allison sta dicendo la verità. Guarda, i suoi vestiti sono sporchi, i capelli unti. Sicuramente non vede la luce del giorno da molto tempo. Lo stesso vale per Hannah. Ma guarda Tammy, sembra pulita. I suoi vestiti sembrano nuovi, i suoi capelli e il suo trucco sembrano in ordine. Quindi è lei a mentire. David ha trascorso le sue vacanze estive in un campo scientifico che si trovava in una grande struttura spaziale. Al suo ritorno a scuola, racconta ai suoi amici del club di scienze tutte le sue avventure al campo. Dice che nella struttura ha trovato una stanza segreta dove era alloggiata una macchina del tempo. Preso dalla curiosità, ci è entrato e ha premuto alcuni pulsanti per verificarne l'effettivo funzionamento. È riuscito a viaggiare nel tempo e ha potuto parlare con Nikola Tesla, Chuck Berry e Re Aragorn II. Ma uno dei suoi amici lo ferma subito perché sta evidentemente mentendo. Come fa a sapere che David si è inventato tutto? Anche se David fosse davvero riuscito a viaggiare nel tempo, avrebbe potuto parlare con Nikola Tesla e Chuck Berry, ma sicuramente non con Re Aragorn II, perché è un personaggio di fantasia.